Per non perdere tempo inizierei subito con il saluto di benvenuto. Allora, per Unic invito Luca Botti, che è in sala. Sì, buongiorno a tutti. I pochi saluti del direttore di Unic e i nostri delegati di Mia Pelle, Fulvia Bacchi, che potete vedere nella slide. All'evento di oggi, che come ha accennato Carlo è dedicata all'impronta ambientale del prodotto, un progetto che per quanto riguarda la pelle è iniziato più di 5 anni fa, progetto all'interno del progetto della Commissione Europea sulla definizione della metodologia di calcolo dell'impronta ambientale del prodotto per la pelle. Per il nostro settore, per il nostro prodotto, che appunto il progetto è durato 5 anni, si è concluso a maggio del 2018, i prossimi 2 anni vedranno diciamo, la fase di applicazione delle regole di calcolo. Unic a questo proposito è partita con un progetto che si chiama CALM, che immagino dopo ne saprete di più, con l'obiettivo attraverso questa metodologia di comparare quelle che sono i diversi impatti dei differenti tipi di concia attualmente sul mercato. Il progetto PEF-CR sulla pelle è un progetto, appunto, che dicevo prima, dato 5 anni, particolarmente impegnativo in termini di staff, risorse e via dicendo. Ha coinvolto più di 16 associazioni conciarie europee, ha coinvolto aziende chimiche, ha coinvolto aziende private, anche aziende manifatturiere clienti, quindi utilizzatrici della pelle. Come accennato prima, adesso si entra nella fase appunto applicativa. Abbiamo creduto molto in questo progetto e crediamo molto in questo strumento, perché in questo periodo, in questi anni recenti in cui la parola sostenibilità e tutti i progetti, strumenti sviluppati per garantire la sostenibilità delle produzioni conciarie e della pelle sono molteplici, crediamo che questo strumento, quindi che l'impronta ambientale del prodotto, possa essere la summa di possa essere, diciamo, lo strumento che permette di valutare a 360 gradi quello che è il reale impatto della produzione sull'ambiente. Non mi dilungo di più, passo la parola a Andrea Schindermann, presidente di Cotans, che è il nostro partner nel progetto e ovviamente in questo evento che abbiamo organizzato appunto in collaborazione con Cotans, con CNR e con la Commissione Europea. Andrea, the floor is yours. Grazie mille. Thank you, Luca. I'm here representing the European Tanning Association, Cotans, and also I'm running a small tanning group in Austria. We in Europe, in the leather business, providing excellent services and products to our customers. We are producing natural products. We are providing a sustainable product, and everybody is speaking about this. And therefore it is important, because everybody is speaking about this, therefore it is important to have a certain methodology to distinguish the bad guys from the good guys. We are here, the good guys, and that's why we are supporting this project for the last 8 years. Now it comes more or less into reality. I'm glad this reality is starting now. We will hear in the next presentations much more detail about this. And from Cotans' side, I thank you all for coming here to this meeting and session, and I'm looking forward to the presentations. Thank you very much.
Now I would like to ask the next presenter. Allora io qui porto invece i saluti del nostro direttore di stima, che è Lorenzo Molinari Cosatti, che è il presidente della facoltà intelligente del Tullio, che non sono potuti venire, si scusano, ma ci hanno tenuto, diciamo, che volgessi un saluto. E giusto per dire perché un istituto del CNR con 112 persone, 49 progetti, che si occupa di manifatturiero, fondamentalmente supporta un'attività di questo tipo, è presto detto in realtà, perché occupandoci di sostenibilità da circa 20 anni su varie tematiche e in particolar modo con riferimento al manifatturiero, abbiamo visto innanzitutto che la sostenibilità è un tema trasversale a qualunque area tecnologica, quindi noi ci occupiamo di moltissime applicazioni per il manifatturiero. Eppure, e soprattutto poi collaborando con varie imprese, in particolar modo nel ramo del calzaturiero, noi abbiamo lavorato circa con più di 50 tra istituti di ricerca, aziende, proprio sull'innovazione del settore calzaturiero. Quindi quello di cui ci siamo resi conto è che fondamentalmente è rilevante investire in standardizzazione sulla sostenibilità. E questo aspetto è particolarmente evidente quando andiamo a parlare del ciclo di vita dei prodotti. Perché il ciclo di vita dei prodotti va a toccare non solo le aziende, ma va a toccare anche le singole tecnologie di trasformazione. Quindi per qualificare una tecnologia è opportuno utilizzare uno stesso linguaggio. E quindi il motivo principale per cui nel corso del tempo abbiamo spinto sempre di più per supportare iniziative di questo tipo è proprio perché è rilevante trasferire l'informazione ambientale lungo tutte le fasi del ciclo di vita. Quindi questo può essere utile non solo per il prodotto finale, quindi parlo praticamente sia delle calzature sia del ramo moda in generale, ma anche per la qualificazione per esempio dei nuovi materiali oppure di nuove tecnologie di trasformazione. Quindi da qui il nostro supporto sia a tutti gli strumenti di certificazione che riguardano il ciclo di vita del prodotto. Grazie. Inizio subito a questo punto col primo relatore, che è Michele Calatola, che è conosciutissimo, diciamo, nell'ambito dell'LCA, esperto di LCA, coordinatore di attuazione del programma Ecolabel per la Commissione Europea, Direzione Generale dell'Ambiente dal 2010, coordinatore sviluppo metodi di impronta ecologico e testi di collaborazione con l'industria e gli stati membri dell'ONG, ed è stato in precedenza responsabile del DG Ricerca, occupandosi della pianificazione e esecuzione della ricerca nel campo della prevenzione ambientale e dell'inquinamento. Quindi un super esperto di LCA e anche un super policy maker, quindi lo introduco subito. Ci sono le cosiddette direzioni generali, come diceva prima lo stile.
di Tecnimento Lotto, io ho lavorato prima nella direzione generale di ricerca, adesso da 8 anni nella direzione generale. Storicamente quello che succedeva è che l'industria, quando aveva un problema, andava nella direzione generale che si chiamava Imprese, adesso si chiama DigiGrow, e diceva: per favore fate qualcosa, perché ci sono dei rompiscatole della direzione generale ambiente che vogliono assolutamente rovinarci di fare il business, quindi impeditegli di fare stupidaggio a livello politico. E poi c'erano le NGO, le organizzazioni non governative, che venivano da noi alla direzione generale ambiente e ci dicevano: per favore bloccate l'industria perché vogliono distruggere il mondo, il pianeta che abbiamo uno solo, eccetera eccetera, non vi racconto i dettagli. E quindi c'era questo gioco delle parti in cui noi eravamo i cattivi per l'industria e l'industria era il cattivo per organizzazioni non governative. Cosa è iniziato? Cosa è iniziato a cambiare? E a un certo momento, nel 2010, noi della Direzione Generale Ambiente abbiamo ricevuto una lettera aperta firmata da 10 più grandi multinazionali di settore, in cui loro venivano da noi a dire, non a Digi Impresa, a dirci: per favore fate qualcosa perché noi abbiamo un problema. E questo già di per sé era un cambiamento di prospettiva. Il loro problema era che c'era una questione di competitività, che ovviamente per l'impresa è essenziale, non sono io che sono per insegnare. Cosa stava succedendo in Europa a quel tempo? C'era da un lato c'era una proliferazione continua di labels. Il numero di labels che erano presenti erano all'epoca attorno alle 380-390. Come vedete in quel dato, adesso siamo arrivati già a 460. Credo che avrò una slide dopo dove vi mostro che c'è stato un incremento del 135% in 10 anni. E questo era di per sé un problema, perché? Ed era stato già evidenziato dall'ex commissario Monti in un rapporto sul funzionamento del mercato interno. Perché se io produco, immaginiamo una scarpa in pelle, e la stessa scarpa la voglio vendere in Francia, in Germania, in Italia, in Svezia, in Inghilterra, all'epoca questi diversi stati vi chiedevano delle informazioni ambientali sul prodotto scarpa, che erano informazioni in ogni stato diverse legate a marche ambientali diverse. Per cui la stessa scarpa voi dovete fare 5 volte, 6 volte, 10 volte uno studio, pagando, quindi con costi di economia di scala che potevano diventare importanti, per produrre alla fine informazione che era molto simile, ma diversa. E questo era un primo elemento di problematicità dal punto di vista della competitività. Poi c'era un secondo elemento, che è tuttora molto esistente, che è quello della competitività da parte di attori non europei, che entravano nel mercato europeo con prodotti spesso di qualità inferiore, ma che venivano pubblicizzati come prodotti ad elevata performance anche di tipo ambientale. E quello che in gergo tecnico viene identificato come misleading environmental claim. Ora, la questione del misleading claim è molto importante, è importante soprattutto perché non è percepita nella maniera corretta da parte dell'utente finale. Diciamo, le imprese sono più consapevoli di quello che succede, l'utente finale spesso no. Un dato che gira spesso e che ho riportato anche in altre presentazioni è riguardo la percentuale di misleading claims. Cioè, fatto 100, ogni 100 claims ambientali a cui voi siete esposti, che può essere questo divano è verde, questa maglietta è sostenibile, questo è eco-friendly, out of 100, ogni 100, 95% non ci dovete credere. Sono falsi, non verificabili, non verificati, non completi. Il diesel gate, per cui tutti ben conoscete, è solo la punta dell'iceberg, c'è molto di più sotto. E su questa, diciamo, non trasparenza del mercato, molte compagnie hanno fatto grandi affari e altre compagnie hanno dovuto probabilmente chiudere le battenti. Quindi da un punto di vista, e questo spiega perché l'industria è venuta alla Digi Ambiente a bussare nel 2010, perché c'era un problema di tipo ambientale che però era legato alla competitività. I numeri confermano queste prime conclusioni, perché se andiamo ad analizzare, per esempio, sui prodotti finali, durante il periodo della crisi, una delle tante, diciamo l'ultima crisi grande, quella del 2011-2013-2014, nel momento
momento in cui i fatturati diminuivano, le aziende chiudevano e c'erano grossi problemi di occupazione, sono state fatte delle analisi comparative su quanti prodotti venivano venduti che avevano un'etichetta di tipo verde, sostenibile, fair trade o quant'altro, rispetto allo stesso tipo di prodotto senza etichetta. E il dato è evidente. I prodotti con etichetta hanno venduto, hanno avuto un aumento del fatturato fino al 7% medio in 3 anni, a fronte dei loro competitors con un aumento medio dell'1% e molti avevano un decremento del fatturato. Quindi vuol dire che anche in un periodo di crisi il verde tira. Tira e probabilmente questo è un trend che sarà confermato anche nel futuro. E ma non è soltanto poi un fatto di tirare, quindi non è soltanto un fatto del marketing verso il consumatore finale. C'è un altro aspetto della vicenda che è altrettanto interessante, che giustifica alcune delle azioni che stiamo adesso implementando a livello di Commissione Europea. Quando io ero studente, ormai purtroppo sono passati molti anni, diciamo 25 anni fa, all'università, 20-25 anni fa, la narrativa principale era o fai impresa o proteggi l'ambiente. Cioè, o uno o quell'altro. La protezione dell'ambiente come fattore di competitività industriale era un ossimoro, era una contraddizione interna. Questo è andato avanti per molti, e ancora in alcuni governi, diciamo in alcuni paesi, sembra essere la teoria economica prevalente, o l'interpretazione prevalente. In realtà, se guardiamo i numeri, e avendo io un background scientifico, amo sempre guardare i fatti e non gli statement, se guardiamo i numeri, sempre durante diciamo, un'analisi fatta che guardava gli ultimi 10 anni, si è visto che le aziende che hanno avuto le migliori performance anche come quotazioni in borsa, se parla a livello mondiale, sono le aziende che avevano nella realtà implementato azioni di sostenibilità a livello dei loro processi e a livello del controllo della filiera, a fronte di altre aziende che invece non hanno avuto le stesse performance, anche se in pubblico c'erano i loro CEO che dicevano la sostenibilità è nel mio DNA. Questa è una di quelle dichiarazioni che quando la sento mi fanno capire un po' il... Quindi la sostenibilità tradotta in azioni pratiche porta a una maggiore solidità e una maggiore competitività. Perché questo, stavo dicendo prima, è diventato importante. Perché? Sto facendo una presentazione che non ha niente a che fare con le slide, scusate per questo. Perché le banche, i sistemi di assicurazione hanno ovviamente una chiara percezione di questo. E quindi adesso sempre di più stanno iniziando a chiedere alle imprese e a noi come policy maker un sistema che sia omogeneo e armonizzato per legare il rischio di profilo economico in azienda con il rischio di profilo ambientale. L'idea è quella di concedere a livello di assicurazioni di banche agevolazioni a livello di prestiti alle aziende che hanno le migliori performance ambientali, perché come i dati dimostrano sono aziende che garantiscono una migliore liquidità nel futuro. Non per niente quest'anno, mi sembra marzo o aprile, abbiamo adottato il pacchetto del Sustainable Financing Instrument, ossia a livello di Commissione Europea stiamo stabilendo dei criteri e dei sistemi di indicatori per armonizzare il livello di incentivi che vengono dati a aziende che operano in quello che noi chiamiamo il settore di sostenibilità. Allora, l'approccio è un po', cioè, è migliorabile. Proprio adesso quello che si sta facendo è si sta costruendo la cosiddetta tassonomia, per cui si stanno identificando quali sono i settori green dai settori non green. Per cui a questa, diciamo, differenziazione poi verranno legati differenti modi di ingresso ai finanziamenti a seconda di in quale settore si è. E questo, diciamo, è la fase di inizio, giusto per far introdurre il concetto, già questo alcuni governi, alcuni stati membri hanno difficoltà ad accettarlo. L'evoluzione futura, quello che succederà poi probabilmente nei prossimi 5-10 anni, perché questi sono i tempi di evoluzione, che dopo che avremo definito, diciamo, i due matrici di ingresso, inizieremo ad andare più in profondità nella carbonometria, perché non è che se un'azienda produce pelle è necessariamente green, perché abbiamo deciso che il settore della pelle è green. Faccio un esempio, non è che non è il settore che dobbiamo identificare. Ma la questione è che all'interno dello stesso settore esistono aziende che sono più performanti ed aziende che sono meno performanti. Per cui nella, diciamo, la direzione, il trend chiaramente sarà quello. Iniziamo a definire quali sono i settori,
poi andremo ad approfondire l'apprendimento di rendimento, iniziare a fare la differenziazione tra chi ha delle buone performance ambientali e quindi ha diritto a essere gratificato dal punto di vista dell'accesso ai finanziamenti, da chi queste performance non ha. Tutto questo per introdurre il discorso, che è quello che abbiamo dovuto sviluppare, un metodo che fosse armonizzato per calcolare le performance ambientali dei processi e delle organizzazioni. Perché abbiamo dovuto sviluppare un metodo armonizzato? Perché, come dicevo all'inizio, i metodi ne esistevano tanti, ne esistono ancora tanti. Siamo in mercato del libero. Il problema qual è? Che quando si fa un LCA o uno studio simile a quello, a seconda di database che si usano, le assunzioni che si usano, i scenari e quant'altro, i risultati possono essere completamente differenti, anche sullo stesso prodotto. Cioè, su quella bottiglia di vetro che vedete su quel tavolino, è stato dimostrato, sono stati fatti studi in cui sono stati presi esperti di LCA, non chartreuse, esperti a livello mondiale, sono stati messi in camere isolate, ognuno di loro poteva fare, aveva lo stesso prodotto da studiare, con il loro sistema, con il loro database, e i risultati erano ordini di grandezza differenti. Che va benissimo nel mondo accademico, ma mettetevi nei panni di uno che deve prendere delle decisioni. Come fai a prendere delle decisioni corrette se non hai una base solida di riferimento? Quindi l'obiettivo era quello di creare questa base solida di riferimento, partendo dai sistemi che erano esistenti nel 2010-2011, quando è iniziato lo studio metodologico, ma cercando di colmare i gap metodologici che c'erano e di arrivare a delle regole chiare e precise, in modo tale che se oggi 5 persone fanno un'analisi su quella bottiglia, quello che noi ci aspettiamo è che i risultati avranno una differenza molto limitata nel range della normale uncertainty. Allora, vi risparmio i dettagli metodologici perché altrimenti vi perdo per strada. Quello che alla fine è il messaggio che voglio far passare, perché è vero, non perché sto facendo marketing o promozione, non voglio vendervi delle pentole oggi, cioè oggi vi voglio parlare di cose che sono successe davvero, poi Gustavo potrà confermare o smentire. Però prima di che dico questa cosa, voglio dire un'altra cosa, perché sono partito dicendo, raccontandovi la storia della digiambiente e della digimpresa, perché quello che in realtà si è visto è che quando delle persone serie si mettono attorno a un tavolo, il label di appartenenza, io sono in digiambiente, tu sei digimpresa, tu sei industria, rimane fuori dalla porta. Cioè, con Gustavo ci siamo scontrati e incontrati per 5 anni, partendo spesso dalla posizione diametralmente opposta, per arrivare poi a scoprire che infine volevamo raggiungere lo stesso obiettivo e abbiamo trovato un terreno fertile di collaborazione. E la cosa che a me diverte ultimamente è che ascolto delle conferenze fatte da colleghi della DG Impresa e sembrano che stanno parlando a nome di DG Ambiente e viceversa. Cioè adesso quei silos che sembravano dividere la Commissione, anche grazie a questo lavoro, ma soprattutto grazie a un cambiamento della Formamentis e anche di nuove generazioni di funzionari, quei silos li stiamo abbattendo. Secondo me c'è solo da guadagnarci a fare questo tipo di lavoro, superare le barriere culturali e c'abbiamo solo da guadagnarci. Detto questo, mettiamo la filosofia da parte e torniamo al metodo. Allora, vantaggi del metodo IEF. IEF sta per Environmental Footprint, impronta ambientale. Non confronta con l'impronta ecologica, è per un'altra cosa, se volete mi va bene. Riduzione dei costi. Stiamo parlando per il momento di costi diretti di fare uno studio. So che i consulenti in sala non saranno felicissimi di quello che sto per dire, ma mentre prima fare uno studio di LCA costava in media, dipende da quanto era pubblicato il prodotto, dai 10.000 agli oltre 100.000 euro, è stato dimostrato, abbiamo le prove, che quando c'è una PSA, quando ci sono i database gratuiti che noi stiamo mettendo a disposizione, quando c'è un software che ha implementato la PSA, lo studio può costare 1.000-1.500 euro massimo, esclusi i costi di verifica. Il consulente, magari questa non è un'ottima notizia, però in termini di volume la quantità di lavoro è sicuramente aumentata. Poi ci sono riduzioni dei costi legati alla gestione delle risorse,
E anche questo è qualcosa che chi gestisce un'azienda sa benissimo. Se si riesce a intervenire sulla riduzione dei costi delle materie prime o anche dei costi dell'acqua e dell'energia, è un ricavo di dati diretto. E sapendo da dove vengono gli impatti, è molto più facile intervenire. Accesso a nuovi mercati, abbiamo detto, accesso alle opportunità finanziarie, ne abbiamo parlato. Che cos'altro provoca o diciamo, porta come vantaggio? Un'informazione che è chiara e comprensibile. Là ho messo il disegno dell'orologio, perché questa è l'analogia che io uso continuamente nei miei discorsi, per far capire che cos'è alla fine l'impronta ambientale. L'impronta ambientale è un numero, un valore, una lettera, un colore, questo lo dovremmo ancora definire come comunicativo, ma alla fine è un'informazione precisa, puntuale, ed è la stessa indipendentemente da chi la legge, così come quando voi guardate l'orologio. Ed è semplice, ma non è semplicistica, nel senso che anche un orologio dietro di sé è estremamente complicato. Cioè, abbiamo messo migliaia di anni per arrivare agli orologi digitali che abbiamo oggi, ma voi come utente non avete bisogno di vedere quella complessità, non avete bisogno di capire quella complessità, avete bisogno di sapere che c'è una complessità che qualcuno, della quale qualcuno ha avuto cura. Alla fine la PEF è questo, c'è un enorme lavoro metodologico dietro che ha impegnato centinaia di persone, di scienziati, policy maker, per dare all'utente finale, che sono le aziende, che sono le NGO, che sono i decisori politici, uno strumento che dà un'informazione semplice. Ed è unica, è la stessa informazione in tutta l'Europa. Questo è l'altro grande vantaggio, dicevamo all'inizio, un problema di frammentazione del mercato. Ad oggi è ancora così perché non è stato ancora deciso quale sarà il follow-up politico, ma nel momento in cui ci sarà una decisione di iniziare a usare i metodi in policy europei, automaticamente si applicano nella stessa maniera in tutti gli stati membri e automaticamente si applicano a chiunque voglia vendere un prodotto in Europa, indipendentemente da dove questo è prodotto. E questo è l'altro elemento, secondo me, di grande importanza per il settore della pelle. Gustavo tante volte mi ha detto dei problemi di competitività legati a come certe produzioni avvengono di fuori dell'Europa. Nel momento in cui questo diventa pratica, reale, c'è uno strumento importante a favore la differenziazione della qualità del prodotto europeo. Abbiamo lavorato con 27 settori industriali, la pelle è stato uno dei 27, il 50% era food, il resto era non food, settore materia della costruzione, insomma abbiamo coperto un po' di tanti settori. E molti volevano entrare in questa fase pilota e non li abbiamo potuti accettare perché c'era un oggettivo problema di risorse umane dalla commissione. Più volte aggiustavo, tornando indietro, non avrei accettato 27 piloti, è stato davvero un lavoro enorme, probabilmente ne avrei accettati meno. Ma dato che non si impara mai dai propri errori, adesso dobbiamo ricominciare e probabilmente avremo durante la fase di transizione la possibilità di sviluppare nuove PSA del welfare state. Non tutti i 27 ce l'hanno fatta, lì ho messo solo la lista di quelli che o hanno già finito il lavoro, che sono quelli a sinistra e quelli in alto, o quelli che finiranno adesso a novembre. Ci sono 5 settori che per motivi diversi, e oggi non ho il tempo di spiegarvi, non sono riusciti a completare il lavoro. Che al tempo stesso è un indicatore di serietà del sistema, perché se tutti ce l'avessero fatta vuol dire che era troppo semplice. Se non ce l'avesse fatta nessuno probabilmente era troppo complicato. Il fatto che ce l'hanno fatta 21, 22 su 27 vuol dire che probabilmente non era sbagliato il lavoro che abbiamo fatto. Ora, non vi taglierò con tutte quelle che sono le novità della footprint, anche perché alcune cose sono un po' troppo tecniche. Ci sono però alcune cose sulle quali voglio mettere un attimino voglio evidenziare. Come ho detto, il fatto che i diversi stadi del ciclo di vita adesso vengono modellizzati in maniera coerente e consistente porta al fatto che le informazioni saranno più ripetibili, comparabili e verificabili. E questo è estremamente importante dal punto di vista del decisore politico o anche del decisore privato. Nel momento in cui deve prendere una decisione di ottimizzazione di un prodotto, avrà la possibilità di sapere con esattezza dove conviene investire, dove conviene operare. Conviene operare sul tuo processo, conviene operare sul tuo fornitore o conviene magari ridisegnare il prodotto in maniera. Tutte queste informazioni saranno incluse in questi documenti che sono chiamate PFCR, sono regole di prodotto, o OFSR se sono regole di settore, perché abbiamo lavorato con 25 prodotti e 2 settori.
saranno dei documenti, inizialmente noi volevamo scrivere dei documenti non tecnici, ci siamo resi conto che era praticamente impossibile in questo caso scrivere dei documenti non tecnici, per cui alla fine questi documenti sono estremamente tecnici, non necessariamente corti, nel senso che non mi sembra di aver visto nessuna PFCA che abbia meno di 100 pagine, ho visto alcuni che hanno un po' più, diciamo, ma alla fine è qualcosa che è necessario, perché ripeto, stiamo parlando di modernizzare l'economia, il settore economico, e se lo si vuole fare in maniera corretta bisogna davvero del fatto. Non volevamo essere semplicisti, ci sono moltissime metodologie di fuori che vi promettono con un click di avere il numeretto magico, e vi ho dato anche il numeretto magico, ma vi serve qualcosa con un numeretto magico ottenuto così? Io avevo qualche dubbio, ovviamente io sono di parte. Come dicevo, il metodo vi consente di, o se non l'ho detto adesso, vi consente di identificare nella vostra supply chain quali sono i processi che sono sotto il vostro diretto controllo, quali sono i processi sui quali voi avete un'azione di leverage, di solito sui supplier di tier 1, e quali sono i processi sui quali non avete nessun tipo di controllo. Questo ha un impatto per quanto riguarda poi la qualità dei dati. La qualità dei dati è un'altra cosa sulla quale noi abbiamo lavorato molto, sulla quale noi sappiamo che c'è molto da lavorare, però ci consentirà di differenziare gli studi che sono fatti con molti dati primari, possibilmente di alta qualità, da studi che sono fatti con molti dati secondari. Perché questo è importante? Allora, apriamo una parentesi non tecnica, ma un po' più politica. Allora, come si fa un LCA? Un LCA fondamentalmente si fa calcolando tutti i materiali in ingresso e in uscita, le energie in ingresso e in uscita, risorse naturali di ingresso e di uscita. Alcuni dati vengono calcolati per la propria azienda, quindi si chiamano dati primari, e quelli prendiamo e li studiamo. Tutto quello del quale non abbiamo i dati primari, usiamo i database. I database sono delle banche dati in cui questi dataset sono già precalcolati, quindi li prendi e li utilizzi direttamente nel tuo modello. Questi dati si basano su dati secondari, si chiamano secondari, di solito sono dati medi di settore o a livello di stato membro, quindi non rappresentano un'azienda specifica, rappresentano una media dell'azienda. Allora, qual è il punto? Mettiamo caso che io sono il fornitore di Gustavo, ok? Quindi Gustavo compra da me. Gustavo fa la sua analisi e quindi userebbe il dato secondario per me come fornitore, perché non ha un diretto controllo su di me. Però la PEF gli dice anche, però se vuoi puoi usare il dato primario. Allora, che fa Gustavo? Gustavo mi chiede, dice, ma tu mi chiedi, vuoi dare il tuo dato primario che lo uso nel mio studio? Allora io cosa faccio? Io mi faccio il mio calcolo, vado a vedere, ma io rispetto al dato secondario sto meglio o sto peggio? Se io sto meglio, ovviamente vado da Gustavo e gli dico, Gustavo, ecco il mio dato, usalo. Se io sto peggio, piffero, che vado da Gustavo e gli dico che io sono più scarso della media, per cui dico no, non ce l'ho il dato, continuo a usare il dato secondario. Quindi il problema di usare dati secondari è che proteggono o tutelano quelli che sono meno performanti, ma se a quello noi gli aggiungiamo il dato della qualità, in cui il dato di qualità primario è di solito più alto, il migliore del dato di qualità secondario, ci sarà un incentivo nel tempo maggiore a fornire il dato primario rispetto al dato secondario. Diciamo che sono dei trend che si materializzeranno col tempo, però sono diventato troppo tecnico. Allora, le altre informazioni che abbiamo, allora, noi lavoriamo con 16 categorie di impatto, la climate change, land use, water use, abbiamo un po' di tutto, ma non tutte sono importanti. Ciascun gruppo di prodotto ha alcuni impatti che sono maggiormente importanti e altri che non sono importanti. Di solito in media attorno ai 4-5 su 16 sono gli impatti davvero importanti, quindi è su quelli che l'azienda deve focalizzare la propria azione di miglioramento, ma anche la propria azione di comunicazione. La PFCA vi dice questo, quando voi leggerete, se non avete già fatto, vi invito a farlo, la PFCA sulla pelle, voi vedrete che c'è una identificazione di quali sono gli aspetti più importanti, anche se la pelle, essendo un prodotto intermedio, devono agire comunque su tutti i 16 i fattori di impatto, le impact categories. Però in generale ci sono 3 o 4 che sono quelle più importanti. Per cui questo esempio non è preso per la pelle, l'ho preso per le batteries. Si vede che nell'esempio delle batteries, per esempio delle batteries per le macchine elettriche, climate change, resource e poi il particolato sono le
categorie di impatto più rilevanti. E questa è l'informazione che quindi l'azienda già ha e sulla quale si può già muovere. Poi identifichiamo quali sono le parti del ciclo di vita più importanti. Identifichiamo, per esempio, nel caso delle batterie, vediamo che sono essenzialmente l'acquisizione delle materie prime. E poi identifichiamo quali sono i processi più importanti. E questo è anche uno degli elementi, secondo me, più importanti per l'azienda. Perché diciamo esattamente, nel caso della batteria, diciamo esattamente dove bisogna andare a operare per migliorare le proprie performance ambientali. E questo è uno degli elementi che poi porta anche, per esempio, alla riduzione dei costi. Perché non, indipendentemente da quanto è complessa la vostra supply chain, ogni supply chain ha centinaia di processi. Alla fine la regola di Pareto si applica anche qui. Pareto cosa diceva? Il 20% dei fattori porta all'80% dei risultati. Anche qui il 20% più o meno dei totali dei processi in una supply chain è quella che causa più dell'80% degli impatti. E quindi in realtà non dobbiamo andare a acquisire dati su tutto, come si è fatto sino adesso sull'MLCA. Non dobbiamo andare a operare su tutto, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione in termini di dati primari di qualità su quei processi che sono i maggiori driver dell'impatto, su quelli bisogna andare ad agire. Alla fine l'altra cosa che abbiamo, il risultato diciamo finale è quello più evidente, abbiamo il cosiddetto EF profile del prodotto, quindi quanto quel prodotto impatta per ciascuna delle 16 categorie di impatto, e per chi vuole si può arrivare al dato aggregato, quindi al valore unico che riassume l'impatto totale di quel prodotto, in questo caso confrontato con quello che è il contributo medio per abitanti equivalenti a livello europeo per quella categoria di impatto. Ho detto, o almeno ho citato brevemente, che abbiamo sviluppato durante questa fase pilota circa 9.000 dataset secondari che sono stati pagati dalla Commissione e che saranno a disposizione gratuitamente per tutti gli utilizzatori a livello mondiale. È la prima volta che questo business model viene implementato. Fino adesso ogni utente doveva pagare anche costi interessanti, importanti, per avere accesso al database. Per chi implementerà le PFCA che ne abbiamo sviluppato, l'accesso a circa 9.000 database sarà assolutamente gratuito. Saranno scaricabili in quei siti che sono elencati lì, mi sembra che ne manca ancora uno per lo textile, ma lo aggiungeremo a presto. Abbiamo lavorato sulla fase della verifica, so che uno dei relatori successivi poi andrà più nel dettaglio. Fondamentalmente, l'ho detto già all'inizio, la tracciabilità dell'informazione e la verifica è importantissima, soprattutto quando questi dati andranno a verificare fornitori che sono distanti geograficamente. Ora, noi non abbiamo testato tre tipi di audit. L'audit rosso, che è fondamentalmente un audit fatto in ufficio, senza andare a fare la visita pubblica. Abbiamo testato l'audit blu, che è l'audit tradizionale, in cui si abbina una parte di studio, diciamo desk, a una parte di visita in azienda. E poi abbiamo testato anche l'audit green, che è quello, diciamo, l'audit ideale, in cui si fa la fase di studio, la fase in azienda, e poi si fa la visita ispettiva sui fornitori più importanti, quelli che portano gli impatti principali. Abbiamo valutato pro e pro e contro di diversi sistemi, soprattutto in termini di costi, rispetto all'affidabilità del processo di verifica, e alla fine abbiamo concluso che il sistema che attualmente garantisce il miglior bilancio costi-benefici è il sistema blu. Idealmente prima o poi andremo al sistema verde, ma sarà molto fuori, non siamo assolutamente pronti ad andare sul sistema verde. Quello che abbiamo fatto per ridurre i costi di verifica sono due cose, una l'abbiamo fatta e una la stiamo per fare. Quello che abbiamo fatto è che in ogni singola PFCA abbiamo un capitolo, il capitolo 8, che già descrive moderatamente nel dettaglio che cosa il verificatore deve andare a vedere, non tanto come, ma quali sono gli elementi di attenzione. La seconda cosa che faremo, e questo è un lavoro che il mio gruppo inizierà all'inizio dell'anno nuovo, vogliamo andare a lavorare sulla verifica di sistema. Nel senso che anziché andare a verificare ogni singolo prodotto, un modo per abbassare i costi è verificare che il software di calcolo, cioè verificare il software di calcolo, in modo tale che una volta che il sistema di calcolo è verificato, non è necessario proprio la verifica dei singoli calcoli. Ovviamente ci sarà una parte della verifica di audit che sarà sempre necessaria e imprescindibile, ma avere la verifica del sistema di calcolo abbassa i costi, dovrebbe abbassare i costi. Base di quello delle esperienze che sono state fatte in altri stati. Non credo che ho il tempo di andare a parlare di politica, quindi vi dico solo che stiamo studiando cosa fare.
sono decisioni che non si possono prendere a cuor leggero, nel senso che noi ci teniamo perfettamente conto che questo è uno strumento estremamente potente, che se applicato bene può cambiare come le politiche di prodotto vengono implementate a livello europeo, se applicato male può creare più danni di quelli che si volevano correggere. Quindi non è una decisione che prenderemo in maniera affrettata. Penso che avremo bisogno ancora di diversi mesi prima di decidere cosa fare. Nel frattempo, come sapete, l'anno prossimo ci saranno le elezioni europee. Noi siamo organi tecnici, non siamo assolutamente toccati dalle elezioni, per fortuna. Però i massimi decisori, quindi i commissari e il Parlamento europeo, saranno cambiati, quindi saranno loro che avranno l'onore e l'onere di prendere la decisione finale su cosa fare di questi metodi nell'ambito delle implementazioni delle politiche. Credo di aver abbondantemente sforato il tempo mio, comunque non vi parlerò di questo, perché sennò con questo sforerei sicuramente. Termino ringraziando una parte del mio team, hanno fatto tutti un lavoro eccezionale, non mi stancherò mai di dire grazie, e grazie a voi per avermi ascoltato. Passiamo alla parte successiva a questo punto e invito i relatori Gustavo Gonzalez Chiano e Primiano Della Sagiglio che, a parlarci appunto della PEC della pelle, il motivo per cui siamo qui oggi. Il loro curriculum parla da sé. Gustavo dirige l'associazione Cotanti dal 1987, presidente del CEN TC 289 sull'Eder, che ha praticamente un curriculum sconfinato su tutto quello che fa rima con pelle. Primiano invece, che ringrazio molto perché mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo evento, è stato parte attiva del processo di PEC. Quindi lascio a loro la parola, non mi dilungo ulteriormente perché vi darei solo tempo e metto loro. Grazie Carlo, sei un factotum, stai gestendo la moderazione ma anche come si devono mettere in posto al suo posto le presentazioni, ti ringrazio moltissimo. Chi ha sentito Michele ha capito che è l'esperto più importante dell'LGA, che sia veramente un walking dictionary dell'LGA. Avete errato di non averle fatto delle domande perché avete capito quanto è importante. Dopo non ci sarà più tempo. Ok, I'm going to switch to English and because the presentation is in English and there are also some international guests participating here in this event, and I would like to ensure that everybody understands. First, verification, because of my present, I've spoken about 8 years of working on this matter, and then, of course, the exercise, the environmental footprint exercise, has only lasted 5 years. It should have been lasted 3 years, but it has been extended in order to complete all the works correctly. This divergence is not correct, because COTAS is working since 4 8 years. Starting on looking at the life cycle assessment of the leather industry, of leather and the leather industry already 8 years ago.
systemize a little bit the methodology and understand what is really at stake. And we found out that it is there is a very big risk for the leather industry and the whole value chain with the life cycle assessment because of the heavy weight of the livestock sector. Leather is the valorization of the hides or skins of animals, and therefore we have a bearing on the livestock sector, and the livestock sector has a very important piece at that time when we're looking on the carbon footprint. The livestock sector has a very important carbon footprint, and depending on that, we have also a very important footprint. But of course, the very important aspect is that in this case, the Pareto rule would not be really applicable for us, because if you look only at the livestock sector, which has such an important here on the whole product, you won't do any life cycle assessment of the tanning sector, which is actually what we're doing. So we need to find a compromise there as well somewhere. But well, let's look at this. The 5 years was the exercise that we did after the environmental footprint exercise, and the 8 years are the ones that we are needing. Now, our content, what are we going to be dealing about? We are going to share. Demiano and I, Demiano is our lead expert, because I'm a dilettante, I'm not really, very competent on all the technicalities of life cycle assessment. For that, we have a real expert in house, and that's Demiano Rosa, and I would like to thank him very much for all the assistance and all the work that he has been doing throughout all these years, because without him, I would have been, you would all have seen that I'm really a dilettante. I'm going to concentrate only the general information, and then Demiano is going to go into the nitty-gritty of the exercise. And let's go on the general information. That's me. I'm going to speak about the exercise. Well, this environmental footprint exercise was actually setting some important rules. Not everybody could participate, although we had 27 pilots that started at the beginning. There were some limitations. Not everybody could participate. Only those could could start the pilot that were the representative organization. So you need to find, to show that you cover more the majority of the profit of the sales in the European Union of the product that you are doing. And that's why it was for us very important to show that we are having the representativeness that the Commission asked. So we had the technical secretariat that was made up by all our members, the member associations also the international associations, ICT, the International Council of Tanners, and as well the International Union of Leather Technologists and Fascist Societies, were part of the industry organizations that were making up our technical secretariat. But not only that, we had also the support of individual companies like Stahl. We have here Stahl, for those who don't know, is the most important chemical supplier for the leather industry. And we were very grateful that we had Stahl within our technical secretariat, as well as two very important companies for our sector, Bitters and Scottish Leather Group, and IKEA, who wanted to follow up on the exercise that we were doing. Also universities that were interested in this, and as well as some consultants and editorial groups. So the technical secretariat was very robust and very solid. But not only that, we had also a lot of followers. In the exercise, we had to have as well a stakeholder group. The stakeholder group is the group that was actually supposed to be there to follow your sector, but also
working group for consultations that were launched in the environmental footprint exercise for your product environmental footprint category groups. First year we had 16 comments from a number of stakeholders. The second year we had 35 comments. The second consultation, sorry, we had 35 comments. And at the end, the third consultation that we did throughout the exercise, we had 158 comments. That is to say that it is a very serious process that we have been undertaking over the years, and that if we have now an instrument in order to examine what is actually the environmental footprint of a piece of leather, we have been confronting ourselves with a lot of questions that we're trying to understand very well what we're doing. Now, also to show that this is really something very solid and that on which you can rely, not only what Michele has been speaking about, which is really very important because it is an exercise. Only because what Michele has been explaining, this is an exercise that is probably the most important exercise that has been done for the number of sectors, the number of products that have been engaged, the number of countries that are involved, the number of results that have been obtained. It is really the most important life cycle assessment exercise that has been done so far worldwide. Also, in each individual PFCR that has been developed, we have had a very robust screening exercise in order to have a document that is at the end really showing what you really are. And here we have a review panel that was made up of LCA experts, Studio Fieschi, which is here present with us. Mr. Hugo Pietato was a very good chair of the review panel. Also, Carlo Brandi, who has been stepping into this group towards the end, but also Gianluigi Galvanese from the Stazione Sperimentale Belli, and also from Lega Ambiente, we have Antonio Moravito, who has been looking at our work. Now, with regard to the scope, we had to define what we were looking at. And for identifying the product category, we had to identify our product category with the nomenclature of economic activities. And that is the NACE nomenclature, of course. And our products are the ones that are covered by 1511, which is the specific category that is looking at the leather made up of animals that are slaughtered for the production of meat. That's very important for us because we wanted to concentrate only on the leather that is produced by the largest amount of tanners. It's 95 to 99% of all leathers worldwide are made up of bovine animals, of the hides of bovine animals, or the skins of goat and sheep. Only 1% is the rest. It is made up of exotic skins and another type of skins of other animals. So we wanted to concentrate on the most important production of leather in order to provide an instrument that has, from the beginning, a very big impact in the sector. And that's what we did. We are covering 15, 11, 3, and 4. Swine is not really the focus of our pilot, but you could also use swine for making the calculations. Now, the representative product, because you need to provide the rules for allowing the maximum numbers of letters to be calculated, we had to make a mix. We had to find a way to cover all these products because you have
leathers that are produced for shoes, leathers that are produced for car refuse, leathers that are produced for leather goods, etc. So you have a variety of products that are actually on the market, and for that we need to do an exercise of modelization. And we modelized the representative product in terms of percentages of the type of animal skins or hide that are used, the type of process that you use for the production of leather, and the destination, the market destination. And that is what we have done. We have four representative products in the product environmental footprint category rules for leather, and these are the percentages that we have been using, which correspond to reality, to the market reality. Very important, the cleared unit or the and the reference flow. Again, this is a big feature of the environmental footprint process because it's very important to define the product, the representative product, according to a number of rules. So what, how much, how well, and how long. And you won't find this in other methodologies for calculating the environmental footprint of products. This is very important. You have a lot of what, a lot of how much, but you don't find how well and how long. And that is why this exercise is more representative than any other in terms of methodology for calculating the footprint of products. Here you have the cleared unit. Every product in this exercise had to come up with a response on these four questions. And here you have, we have the chance that we have a sector that has been engaging in standardization for quite a long time, and leather is being defined. We have as well a standard way of selling leather in the market, and we have also a number of standards that define the fitment for use for the product. Of course, the only hiccup that we have is that leather is such a durable product, such a durable product, that we cannot give any longevity of leather. It is, well, you know that the MC was wearing leather, so it is a product that that can last also for thousands of years. Actually, the life of leather is limited not so much by the durability of leather, but more by the seasonality of the products that are put on the market. The system boundaries. Yes, here that is a very important point because you need to define what you cover, actually. What are your system boundaries? That is, where do you start and where do you end? Here we have system boundaries that start with the livestock, because we had to integrate into the life cycle of leather also the livestock breeding, farming, etc. Also all the inputs that are with the for the breeding, the livestock sector. Of course, all the processes that are that make up a leather, and we end at the door of the tannery. That's where our life cycle ends. 5 minutes. And 5 minutes. 5 minutes. Sorry, I'm going to. Okay, so I have to give some time for. Okay. I'm going to end up now with the question concerning the allocation rules. That is a very important part for us. So I mentioned already that we had, for methodological reasons, had to integrate also the livestock sector. But how was it made? How was this integration made? The Commission was, of course, aware that there is a need to harmonize, to modernize all the products that are made, products, co-products
and byproducts that are coming from the animals. Hides and skins are a byproduct of the slaughter process, and actually we need also to have some relationship to the animal. So there was a cow model at the start, a cow model working group that has been set up where all the pilots that had some relationship with the cow were integrated, and where of course we were in were placed into it as well. So we had a lot of discussions on how much should be allocated for each of the different materials that are actually part of the cow. It was a hard battle. There was a 99% of compromise or convergence between the parties, but there was a 1% of not satisfaction, which was precisely between the meat sector and the leather sector, because we could not agree on what should be the allocation rule that should apply for the hides and skins. All the rest was perfectly agreed. So since we could not agree on that, there was an authoritative decision that has been made. And the authoritative decision that has been made is over here. We are not happy 100% of that. We are quite happy because we come quite close to zero, which is actually what we want, because we understand that the tanning industry is a recycling, a residue of the meat industry into something that is durable and beautiful. But we are not yet there. So we need also all of you to support this principle of zero allocation for the residues of the meat industry in order to make sure that the Pareto rule comes to some interesting results at the end, that identifies where actually we should put our efforts in order to improve the environmental footprint of leather. So that's where we are. I would like to give now the floor to Viviano. Thank you. Buongiorno a tutti, grazie mille Gustavo e Carlo per le presentazioni fin troppo generose. E grazie mille Bianco per il vostro lavoro, Carlo per l'organizzazione di questo evento e Gustavo ovviamente per il preziosissimo contributo all'intera iniziativa. Grazie a Michele per la bella presentazione e soprattutto per aver semplificato la mia, visto che ha già introdotto alcuni elementi che andrò a presentare, che sono un po' più tecniche, quindi mi ha semplificato. Allora, partiamo appunto da questi elementi che, di cui Michele vi ha già parlato, quindi le mostre relevanti in bulk categories, le mostre relevanti in cycle stages e le mostre relevanti processes. Cosa abbiamo fatto fondamentalmente nel corso dell'iniziativa? Abbiamo fatto uno studio che ha preso il nome di Screening Study, in cui abbiamo coinvolto più di 30 concerie italiane e europee, e abbiamo insieme a loro applicato per la prima volta le PCR della pelle, andando a calcolare quindi tutti questi indicatori. Quello che ne è venuto fuori è fondamentalmente che per quanto riguarda le mostre relevanti in bulk categories, vedete nel riquadro rosso quelle che sono risultate rilevanti per tutti i prodotti rappresentativi che vi ho illustrato in precedenza, quindi parliamo di acidificazione, climate change, eutrofizzazione, particulate matter e consumo di risorse fossili, mentre nei riquadri in basso vedete quelle che sono risultate rilevanti solo per alcuni dei prodotti rappresentativi, quindi water use, utilizzo di risorse minerali e metalli e land use. Se passiamo invece a mostre relevanti life cycle stages, in questa tabella ho provato a riassumere quello che abbiamo ottenuto. Fondamentalmente noi nel nostro screening study abbiamo scomposto la filiera conciaria in attività a monte, quindi farming, slaughtering, allevamento e macello, e fase core, quindi tanning. Ora, come si legge questa tabella? Se andate a incrociare le categorie di impatto ambientale che sono sulle righe con i diversi prodotti rappresentativi, troverete diversi colori. Questi cosa significano? Che ad esempio per l'acidificazione del prodotto rappresentativo numero 3 vedete il colore rosso, il che significa che sia le fasi a monte che la concia sono risultate rilevanti. Cosa si evince da questa tabella? Che per la maggior parte dei casi le attività di farming e slaughtering sono comunque rilevanti, a prescindere dal fatto che abbiamo ottenuto dei fattori di allocazione molto bassi, queste attività sono talmente impattanti che risultano comunque rilevanti. Infatti vedete che le uniche due
sezioni, diciamo, in cui risulta rilevante solo la fase di concia, sono l'utilizzo di risorse fossili e minerali e metalli per l'RP3. Questo è probabilmente dovuto al fatto che l'RP3, ossia pelli per guanteria e abbigliamento, sono realizzate principalmente con pelli ovine e caprine che hanno una locazione molto più bassa rispetto alle bovine, e per questo si vede meno l'impatto di farming in salute. Se passiamo invece ai processi più rilevanti, io in questa slide ho riportato in particolare quelli relativi al prodotto rappresentativo numero 1, quindi quelli per arredamento automotive, vi ho riportato sulle righe ancora una volta le categorie di impatto ambientale, e come vedete anche in questo caso, evidenziate in rosso, ci sono appunto gli impatti, i processi relativi appunto all'allevamento e macello, e come vedete sono sempre presenti, quindi si ripete appunto il discorso che questi processi sono rilevanti nonostante i bassi criteri di allocazione che abbiamo ottenuto. Insieme a questi vedete ovviamente tutti gli altri processi che sono ovviamente alcune delle sostanze chimiche che vengono utilizzate in fase di concia. Ovviamente questo è dovuto al fatto che c'è una grande varietà e quindi vedete numerose tipologie di sostanze chimiche, ma anche consumi energetici sia elettrici che termici, trattamento di reflui e anche del trasporto, quindi c'è un po' di tutto tra i processi rilevanti. Lo stesso vale per il prodotto rappresentativo 2, quindi pelle per calzatura e pelletteria, con la differenza che in questo caso vedete anche i processi di produzione di pelli di ovine e caprine, perché ovviamente questo tipo di prodotto prevede l'utilizzo anche di questo tipo di pelli. Stesso discorso per il prodotto rappresentativo 3, e leggermente diverso invece per il prodotto rappresentativo 4, per cui i processi più rilevanti risultano essere semplicemente la produzione di pelli grezze bovine e l'utilizzo di tannini naturali e sintetici, perché si tratta di un processo più semplice. Ora parliamo dell'inventario. Che cos'è l'inventario? È quello che anticipava anche Michele, cioè l'insieme di tutti i dati che sono necessari per fare una valutazione dell'impatto ambientale di un prodotto. Quindi cosa significa per una conceria che vuole andare a calcolare appunto l'impatto ambientale di una propria pelle? Dovrà raccogliere questi dati relativi ai propri processi produttivi. Quindi ci saranno sicuramente tutti i dati relativi alle emissioni sia in acqua che in aria, che vedete riportati nella tabella di sinistra, ma anche tutta una serie di dati relativi appunto alle sostanze chimiche utilizzate, ai consumi energetici e consumo d'acqua, al packaging utilizzato e anche al trattamento dei rifiuti. Come si anticipava, la Commissione europea ha reso disponibili più di 9.000 dataset per il calcolo per la modellazione, diciamo, di queste sostanze o consumi e quant'altro, e ben 120 dataset relativi alle sostanze chimiche sono riportati nella nostra PFCR, perché servono appunto a modellare le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo conciario. Proprio a questo proposito concludo con questa slide, perché questo è stato per noi un grande traguardo nel corso di questa iniziativa, in quanto all'inizio di questo processo, diciamo così, c'era una grossa carenza di questo tipologia di dati, non erano modellate moltissime delle sostanze chimiche che vengono utilizzate in conceria, ma non solo, in qualsiasi altro settore, che proprio con l'aiuto della Commissione europea e della collaborazione con alcuni produttori, dei principali produttori di sostanze chimiche da concia e anche delle associazioni locali di settore, siamo riusciti appunto a raccogliere dati primari relativi alla produzione di sostanze chimiche da concia, modellandoli e quindi inserendoli nei database che serviranno poi per andare a calcolare quella che è l'impronta ambientale delle pelli. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio Gustavo Primiano. La presentazione era molto tecnica, temo, diciamo, che non tutti l'abbiano capita, diciamo, perché effettivamente è per esperti di DCA, però chiaramente se volete approfondire cercheremo poi di rendere disponibile il materiale, poi sicuramente anche tramite Unici. E allora a questo punto lascerei la parola, siamo alla parte successiva, e parliamo invece di un'altra pezza,
che in questo caso è la perf delle t-shirt. Quindi introduco qui un altro super esperto in LCA, che è anche esperto per la piattaforma locale del CD, docente all'Ecole Federale di Losanna, proprio con una carta specifica sull'Ersia con l'assessment, e direttore di Sitteco. Fare il dito bit in lì, disdain. Simple textile product, which is a t-shirt, in order to compensate and balance a little bit this complexity.
identify our decision, because even the decision product, things became more and more complex step by step. And even with a simple t-shirt, at the end, when you see the read the Pepsi app, you will see how much it can be complex to try to make the whole process, even with a simple product. So, what I say is that we are working with a t-shirt, and you can see here the first step of the complexity of the t-shirt. Because t-shirt is not only the simple product t-shirt. It's, first of all, a list of raw material in the t-shirt. So, all the life cycle steps of building up a t-shirt and using a t-shirt at the end of a t-shirt shall be covered in our work. So, the raw material that you can see here, we have to cover it. We have some natural fibers, so we have all the complexity of agricultural processes. Some of them are conventional, but some of them are ecological products. So, we have also the complexity of this different way of producing agricultural products. We have some synthetic materials that are in, and we have also some recycled fibers in the system. So, starting from the raw material, it's not that easy to manage. And then we go in all the process of the transformation of the fibers from the raw material to the final product itself. So we have to cover spinning, knitting, dyeing, etc. All these very technical steps that at the end enable us to model the whole t-shirt. And this was really second part of complexity after the raw material, because then here we have to connect strongly with all the companies that are performing the transformation in order to have the right vision, the right technical vision of the transformation they are doing for their project. So at the end of this process, here, at the end of this slide, I would say, we have a teacher. Okay, we have it. But it's not the end of the DFCR, because DFCR also need to cover the transport of the t-shirt to the shop, and also the distribution of the t-shirt, including the customer travel, and also the use phase of the t-shirt with washing, drying, ironing of the t-shirt, and also the end of life of the t-shirt, as well as the end of life of the packaging materials which are associated with the t-shirt. And then, as you can see, just a simple t-shirt at the beginning comes up with many complex processes and is extended step by step to cover, to put the effort to cover a very, very large system. We made our best to cover the system and at the end to be able to model the life cycle assessment, so the environmental performance of the t-shirt over its whole life cycle. But then the question is, as Michele said, we apply the materiality principle. So the point is not, when it comes to the whole complex system, it's not only to say, okay, we have something which is very complex, we go in depth in the details. No, we have to simplify the picture. So we have to take, to focus on the most relevant point. So as Michele says, the materiality principle is to focus on the key aspect. First priority is to the selection of the most relevant life cycle stages. As you can see here on this slide, there is four most relevant life cycle stages, which are the production of the material, about 39, which is 29%, I think, the production of the t-shirt, which is 40%, then the use stage, which is a different contributor to the impact, and surprisingly, the transport to, by customers at the end, which is also bringing a lot of impact. This is for CO2. We can have a little bit different picture for other impact categories, but this is reflecting the main life cycle stages of the t-shirt. Okay, now we have started to simplify the picture. We build up the complexity, and we try to take the way of simplifying it for better communication. But we need to have reliability. So we need to go to the next step. It's not to stay to the life cycle stages, but also to go to the most relevant processes that you can see in yellow here. So within all the most relevant life cycle stages, which are dominating the impact, we have now identified
what is the yellow box, which are the most relevant processes. And here, you can see that, for example, in the use stage, we do not have to focus on the three processes, but only on two of them, which is washing and drying. But for the product material, you can see that most of the product material can be big contributors to the overall impact of the t-shirt. So as you can see, with this materiality principle, we apply it now to continue to simplify the picture and to go to the process level. Okay, now we can say we have identified the most relevant processes. That's not enough. We need also now to select the most relevant environmental impact, so the selection of impact categories. We have, as Michele said, we have to we have a process to make the decision to cover most of this, to identify the most relevant impact categories. And here, in the t-shirt Pepsi app, we have identified acidification, which is it's not wrong by importance, but wrong by alphabet order. So you see, first of acidification is one of the impact categories. Climate change is, of course, very important impact category. Energy resources consumption is important impact category. Particles emissions and water depletion are also relevant impact categories. So the PEPCR will focus anyway on these five impact categories. We have one more for one of the representative products, which is baby t-shirt. And the one additional that is not written here is the depletion of mineral resources. But then, after discussing with the technical secretariat and the companies, companies say, okay, we are working in Europe since 30 years to reduce the impact of our activity. We are making equipment, we are making filters, wastewater treatment, and every all this kind of equipment to have a lower footprint. And we need to have this fully reflected by the PEPCR. And they say, unfortunately, in the most relevant impact categories, none of them can reflect the results that we have thanks to installation of wastewater treatment plants. And this is right. If we want to reflect it, we need to focus on the two next impact categories, which are freshwater eutrophication and marine eutrophication. And this was really the right, the strong link with the companies which enabled this connection, because companies have some expectation. They say, okay, it was always a big investment to make to reduce the footprint of companies in Europe. We have been we put a lot of money in it. We never had feedback. Environmental footprint is an opportunity to get the feedback, to get this money back, that we thanks to better communication for the footprint of the product. That's why they ask to have freshwater eutrophication or marine eutrophication as additional relevant impact categories. But then we have another question, because you have seen how we can model the t-shirt production, you have seen how we can interpret the results in order to make a better communication, for to simplify a little bit the picture, to better understand the environmental impact of the t-shirt. But to be honest, if we come to the consumer and with this kind of results, and we give him the results of this impact per impact category, we made this experience with Promod, which is one of the partners, and Promod asked the question to his customers, and they make this response very clearly. They say, what is eutrophication? What is acidification? And people don't understand, the consumer doesn't understand, what is this this level of detail in impact category. Bear in mind that it took something like 20 years to people to understand what is climate change. What about eutrophication? It takes 20 years. So we need to go further. We need to have two levels of communication. The first one is really this level of detail for people who are aware of the problem, who have, who can make their mind based on this kind of figures. But some people don't have this level of detail in their mind, so they need easier access to information. And then, one of the important points of this work of during the PEPCR development was the technical development, which was made by all the companies and all the participants together, including the GRC from the European Commission. And all together, they have, people have been working on bringing some new methods and new advances in the method. And since, I would say, 20 years in lifecycle assessment, people were trying to make a single score assessment with never reaching a consensus. And now,
after this process within the KCR, we can do experimental results bundled in a single score. So we can aggregate all these impact categories in one single score which reflects the environmental performance of the project. And this is one of the positive outcomes of this very complex process. So this is the main point related to the FCR for T-shirt that I want to highlight here. So now, in terms of T-shirt perspective, what to do with it, with all this work, with all this documentation, all this information that was gathered. So now, the first thing we did, if we succeed with this FCR at the end and if it's validated, then it will open the opportunity to make the test study for all T-shirts. This will be the first step. And then it will be the demonstration that this is feasible for the clothes for the apparel sector. But then the next step would be to extend it to other kind of clothes, which would be another development in the future. So this is for the FCR itself. Now, I will go a little bit a step further with the feedback of the company on the one hand and of government on the other hand. So for the company vision, I would say, I just repeat here the feedback from Decathlon. Decathlon was starting in France to do the environmental footprint of their project in 2009, so nearly 10 years ago. And at the same time, they started to work on it. They have three objectives in their effort. It's to present in all shops, online and in all countries, and information which enable customers to consider environmental performance in their purchase decision. They made some experience at Decathlon, very interesting experience. They say, if we say to consumers that this product is far better than this one in terms of environment, and if the new product is more expensive, only 2-5% of the buyers will go to buy the better product, which is more expensive. But if they say that this is the best product, this is a normal product, and this is the worst product which has the highest impact, so they can see that immediately all customers will not buy the worst product. So for the message for them, for Decathlon, it's very strong. They say, if we just choose a better product, as we can see today with the Ecolabel product, okay, we can go to a better product that is so expensive that people are hesitating. But nobody is hesitating when they have to avoid the worst product. Okay. So for that, they really want to push people, to bring people to take their decision in the purchase decision. They also, second level, which is interesting for them, they want to bring collaborators to work at reducing environmental burden of products and services using eco-design. Because product footprint is just, it's not only giving the result of their footprint, it's more enabling companies to improve their production system in order to reduce the footprint of their product. And this is also something that they are promoting. And they want also to promote environmental footprint in order to share with the purpose of sharing methodologies with other actors from private and public sector. Because they have developed their own system at the beginning, but they have just their own credibility. If they develop a system which is shared at the EU level, they have the credibility, really high credibility, and then they will have better results. Now, you see the vision. Here, you have the results. After, in fact, 9 years of effort, developing the methodology and starting the work, they have, Decathlon has 30% of product with environmental footprint on their shop in 2018. Now they are using the French method because it's a much advanced one and they can really use it in the everyday assessment. But they just know that they are ready to switch to the new method when it will be available. So this is an example of the communication that they are doing with the product, as you can see here on the right bottom of the picture. You can see the rotating light with a kind of a picture that they decided to use to communicate the performance of their product. Now, just a small vision of the feedback that we get from the French and the Swiss government. They just say, if CR gives the opportunity for companies to reduce the product burdens all along the production chain.
all companies, the companies of the country can reduce the footprint and reduce the environmental impact of the, all the industrial activities. Also, PERSIA can be used for improving existing policy, and they mentioned, for example, industrial footprinting, labeling, eco-design, and here PERSIA is very useful in that. It provides a unique framework at EU level for assessing different products, then facilitating comparative assessment. This is also important because if we have all very different labels in different countries, it's hard to facilitate communication and credibility of environmental assessment evaluation. And also, it's, you have already seen it in the slide of Michele, it's reducing cost of environmental assessment while improving reliability of results. And compared to previous situations where a CEO has expert task with low comparability, so at that time it was very costly to make some studies. No, as a fact, it would be very hard cheaper to make this to make studies. And this is good for opening access to all people to this kind of evaluation. Let me now come to conclusion on perspective. For that, I would say I put here the conclusion of. So it's a bit a very short synthesis of all the discussion we had during this PERSIA development for T-shirt with companies, with government, with other with participants in the PERSIA, with NGO, etc. So at the end, I summarized in something like 4 or 8 points the main points that I take out of all this experience. So in terms of conclusion perspectives, I would say with PERSIA, we have a unique method for all European countries to manage environmental assessment of products. And it's not available from nowhere for all products. Of course, we have it only for T-shirt, for textiles, but now it can be extended to very different type of products. We have the frame, so we can make many things with this frame. Second point, based also on the feedback, we had many consultations. As Gustavo said just before, this consultation was involving also consumers. And we have discovered that it's engaging consumer responsibility. People want to take their responsibility even when they buy something. But if they don't have the information, they cannot make their decision. It will help to bring them the information in order to facilitate the decision for all people who want to make their responsibility from an environmental point of view. It will also facilitate B2B communication of environmental performances. Today, most of the discussion between companies are based on prices. It will open a new field of discussion, which is environment. And then this is good because it will help to have greener process. And what we have seen also is we support environmental transition for companies. Because today, companies which want to go in to reduce their footprint, they are hesitating with the data, with the database, they don't have access to database, they cannot really make their decision in terms of impact. Here, the frame is built up, and now they can take this in this frame and build up their strategy regarding this frame. This is the key aspects concerning the first impact. And also, all of the discussion we had with people within the TS, the Technical Secretariat, was how can it be used after that? And this is a small and not limited list of how it can be used. It could be used to have better fair trade. Then it will avoid environmental dumping, because if people have same level of purification of water and everything, or the same level of performance of processes, they will have the same footprint at the end. This is a way of avoiding this kind of unjustified difference. It could be useful for eco-design to enable to improve product footprint. It's also useful for eco-label. Then it will facilitate the comparison between product with a reliable meter. And it could be also useful for green purchasing, facilitating the measure of environmental performance with shared consensual metrics at EU level. And this is also one of the possible use of all the work that has been done since 10 years. This list is not, I just put these 4 things here, it's not limited as these 4 ones, it's just the main ones that was all along the discussion that we had with partners. So, this is a little bit
a short history of these 10 years of experience with the T-shirt Pepsi Art, which was starting in France 10 years ago and comes up now with EU. We just submit the T-shirt Pepsi Art yesterday to the IPPSCP. So we just normally come at the end. Anyway, come at the end of the process. Anyway, and now we will. So it's a strong experience, and we learned a lot with it, and not only from environment visions, but also from companies, from consumers, from NGOs. And this is was it was very nice experience because of this sharing views with all people. So I finished with it. Thanks for your attention, and if you have questions. Per vedere prospetticamente il tipo di applicazione può aver visto prima. Passiamo al pezzo successivo. Allora invito il professor Francesco Testa, professore associato di Sustainability Management alla Scuola Superiore di Sant'Anna, che ci parlerà di un marco che si ispira, diciamo, a un sistema di certificazione che si ispira alla PEF, ovvero il Green Lean, e a come si colloca, diciamo, nel contesto degli schemi esistenti in generale. Lo ringrazio molto e mi scuso per l'introduzione rapida, però siamo qua in ritardo. Che ha appunto il nome di Made in Italy, che è disciplinato da un regolamento pubblicato a maggio, quindi è un'iniziativa molto, molto recente. Brevissimamente, da dove si parte? Qual è il contesto? Il contesto è quello simile che Michele Galatola ha spiegato anche con diversi aneddoti interessanti. Due parole che volevo aggiungere. Sicuramente è dato domanda risulta pronto, almeno tutte le indagini, no? che i numeri che circolano, indagini di Eurobarometro o di altri istituti di rilevazione su quanto l'ambiente sia importante. Quello che voglio dire è che non è che ci siamo trasformati in una grande quantità di ambientalisti, ma soltanto che l'ambiente, insieme a altri fattori, prezzo e qualità, va in qualche modo a concorrere per formare le decisioni, in questo caso del consumatore finale. Quindi un ulteriore elemento che magari in alcune case è preponderante, in altre no, perché poi le dinamiche che ci sono dietro, le scelte singole, sono abbastanza complesse. Dall'altro lato il mondo produttivo, almeno nelle intenzioni, è pronto, bisogna ovviamente però in una fase, no, di proliferazione, come diceva Michele, no? Di claims, dell'utilizzo dei termini, di comunicazione dal web, eccetera. Bisogna, diciamo, poi distinguere dove le dichiarazioni o le comunicazioni rappresentano i reali impegni, i reali risultati anche in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali e quanto sia un atteggiamento, no, che viene definito di natura un po' simbolica, no? Cerco di proiettare all'esterno un'immagine che poi non rappresenta veramente la realtà, ma è quella che gli altri o che la società in generale vuole vedere. Quella in questo, no, questo sistema di proliferazione di marchi, di claims, ovviamente il consumatore è abbastanza confuso. Alcuni dati, no, sul livello di sfiducia nei confronti delle dichiarazioni danno un po' la percezione, il sensore di questa confusione. Quindi in questo ambito, no, benissimo gli approcci di
tentativi di standardizzazione, di creare chiarezza per dare un'informazione robusta, metodologicamente, credibile, chiara e rendere quindi le dinamiche di mercato molto più trasparenti e molto più fluide. Questa è l'iniziativa, no, della Commissione Europea, ed è su questa iniziativa, diciamo, che interviene questa iniziativa, diciamo, dello Stato italiano. Andavo avanti sul mio problemi tecnici. Italiano è, diciamo, che ha delle sue origini da, diciamo, circa una decina d'anni. Ecco, diciamo, sono da circa una decina d'anni che una serie di iniziative a livello ministeriale di supporto al tema della footprint, al calcolo della footprint, c'è stato programmi sperimentali, il finanziamento di progetti pilota, però all'inizio sembrava che ci fossero, diciamo, fosse un'iniziativa parallela a quella della Commissione, a volte si poteva sembrare quasi in contrasto, in concorrenza. Fortunatamente poi, diciamo che questa volontà di supportare gli studi sull'impronta ambientale, diciamo, è prevalso il buonsenso e si è arrivati ad un qualcosa che è complementare, a mio avviso, e di supporto all'iniziativa comunitaria, poi non assolutamente in contrasto, è di supporto e va poi ad aggiungere un elemento, secondo me, caratterizzante il contesto italiano, ossia associare un concetto di sostenibilità ambientale con il marchio Made in Italy, che è sinonimo, no, di qualità. Si cerca in qualche modo di andare a supportare l'allineamento di due logiche che a livello aziendale possono essere in alcuni casi conflittuali, ossia miglioriamo le prestazioni ambientali, però miglioriamo anche l'attrattività del prodotto e la nostra competitività sul mercato. Appunto, in questa logica nasce questo schema Made in Italy, disciplinato prima, cioè anticipato nell'ambito della legge 221/2015 e poi disciplinato nel dettaglio da un regolamento, da un decreto ministeriale che è emerso, che è stato pubblicato a maggio di quest'anno, quindi è una cosa abbastanza nuova. E come dicevo io, è pienamente basato sul metodo della Product Environmental Footprint, quello della Comunità Europea, quindi della Commissione dell'Unione Europea. Quindi è uno strumento che cerca in qualche modo di dare un'ulteriore spinta all'utilizzo e alla diffusione di questo tipo di approccio. Ovviamente ha le caratteristiche di uno schema nazionale, ossia di un percorso in qualche modo di certificazione gestito da un soggetto pubblico, sia dal Ministero dell'Ambiente, che con una natura volontaria, quindi somiglia molto, no, a degli schemi di certificazione che sono nati in ambito dell'Unione Europea sin dagli anni 90 e che voi conoscete benissimo. E natura volontaria si applica ai prodotti finali, ma anche ai prodotti intermedi e ai prodotti semilavorati. Vediamo brevemente come funziona. Ha un funzionamento molto simile alla PEF, allo schema ad esempio dell'EPP, cioè da dove si parte? Si parte dalle cosiddette regole di categoria, che è il sinonimo italiano delle PEFCI. Quindi sono in qualche modo i requisiti obbligatori e facoltativi che servono per condurre lo studio del calcolo dell'impronta ambientale dei vari prodotti che rientrano in una specifica categoria. Quindi
queste regole di categoria si basano ovviamente su uno studio di un prodotto ambientale, su un prodotto rappresentativo, quindi logiche assolutamente analoghe al concetto di diversità. Chi è che può proporre? Chi è che può proporre al Ministero la definizione di queste regole? Anche qui il funzionamento è molto simile, ovviamente con un ambito di riferimento ovviamente circoscritto al contesto italiano. Possono essere soggetti pubblici e privati, deve essere costituito da almeno 3 aziende, di cui una deve essere una piccola e media impresa. Su questo poi diciamo, si sta anche discutendo di come considerare eventualmente l'associazione di categoria come soggetto proponente, perché poi immaginate delle filiere dove non ci sono dei player di grosse dimensioni, per raggiungere il terzo requisito, ossia che i proponenti rappresentano una quota maggioritaria, ossia oltre il 50% della produzione nazionale del settore riferita a quella specifica categoria di prodotto, non è facile, no? Soprattutto se appunto sono filiere molto parcellizzate, e quindi si sta discutendo di che ruolo dare all'associazione di categoria per il raggiungimento ovviamente della soglia. Cosa sono queste categorie di prodotto? Anche qui, concetto molto simile a quello che avete visto poi nelle due presentazioni tecniche che mi hanno preceduto, che riguardavano la PFCR dell'ether, della pelle e quella della t-shirt. Il livello di dettaglio che ci si fa riferimento alle classificazioni del CPA, che è il Classification of Product by Activity, e anche qui il livello di dettaglio ovviamente funzionale a livello di complessità della categoria. Naturalmente si dà la possibilità di poter aggiungere alcune specificità per rappresentare meglio le peculiarità della produzione nazionale italiana. Magari nel settore della pelle questo può essere non necessario, ma se ci immaginiamo il settore del food, potete immaginare noi la quantità di specificità legate al contesto nazionale che ci sono. Se esiste già una PFCR, cosa succede? Si va in concorrenza? No, assolutamente. Si prende il documento che devono in qualche modo essere approvati e validati dal gestore dello schema. Quindi il funzionamento è assolutamente analogo. Se c'è già un lavoro fatto a livello di commissione, a livello europeo, questo viene in qualche modo inglobato e rende poi il processo, no, di approvazione delle regole di categoria più veloce, quindi non in contrasto ma assolutamente in sinergia. Altro elemento, questo schema poi di fatto nasce nel 5 minuti per supportare la comunicazione dei risultati di uno studio di impronta ambientale. Quindi un altro elemento fondamentale che è richiesto è il cosiddetto benchmark, molto simile un po' a quello che si è ragionato anche all'interno dei pilot, solo che invece di 5 classi qui si indicano 3 classi, però il concetto è identificare nell'ambito di queste regole di categoria 3 classi prestazionali, e poi vediamo perché è importante. Qui sono le tempistiche e il riferimento all'helpdesk che serve per dirimere i vari dubbi, non sto qui a entrare nel dettaglio. Elemento importante: una volta che sono approvate le regole di categoria, quindi vuol dire si può partire con questo schema di certificazione per quelle categorie di prodotto, allora ogni singola azienda può andare a richiedere l'ottenimento di questo di questa certificazione, di questo riconoscimento. Quali sono i requisiti, diciamo, per poter ottenere questo riconoscimento? Il primo è che deve essere un prodotto made in Italy, e qui nel regolamento viene richiamata ovviamente la definizione di prodotto made in dal codice doganale dell'Unione Europea, soprattutto nei casi in cui bisogna dirimere quando la produzione è effettuata in più di un paese. E altro elemento è la prestazione, ossia se il prodotto è un prodotto classificabile
come Made in Italy. Il secondo requisito è che attraverso uno studio di impronta ambientale la prestazione del prodotto sia almeno pari o superiore alla classe B. Prima vi dicevo che ogni studio identifica tre classi, A, B e C. Per ottenere questo tipo di certificazione, il prodotto del richiedente deve avere una prestazione pari almeno alla categoria B. Se è al di sotto, non può ottenere questo riconoscimento. La richiesta, diciamo, ci sono una serie di documenti da presentare. La cosa importante è che c'è da effettuare uno studio di impronta ambientale, una prova di environmental footprint secondo il metodo della Commissione Europea sul proprio prodotto. Qual è un altro elemento importante? È che nel caso in cui il prodotto non ricada all'interno della classe A, quella diciamo del top performer per intenderci, è necessario presentare anche una sorta di programma di miglioramento, ossia un impegno da parte delle aziende con azioni concrete che possa portare l'impatto ambientale del prodotto dalla categoria B, che è quella minima per poter ottenere la certificazione, alla categoria A, no? E il programma, diciamo, di miglioramento viene in qualche modo poi valutato in fase di rinnovo e in caso di non raggiungimento dell'obiettivo si può anche perdere, si perde la certificazione. Lo studio di impronta ambientale deve essere verificato da parte terza, il soggetto deve possedere gli stessi requisiti di quelli indicati nella raccomandazione sulla Product Environmental Footprint della Commissione Europea, quindi altro elemento ovviamente di sinergia. Una cosa che volevo dire importante sul logo, quanto c'ho? Un minuto, due parole. Uno è, siccome è un'iniziativa volta in qualche modo a fornire uno strumento che aiuti a comunicare, basato ovviamente su uno studio solido e robusto, e quindi è stato creato un logo associabile al prodotto a valle dell'ottenimento della certificazione. Un logo a cui si associa un QR code o un codice a barre da cui si può il consumatore può accedere alle informazioni di dettaglio, e quello è l'esempio del logo. Due considerazioni finali. Secondo me l'iniziativa può essere, diciamo, considerata un'iniziativa, secondo me, molto positiva, perché è un'attività nazionale di supporto ad un'iniziativa comunitaria, quindi c'è ovviamente un approccio sinergico e di sostegno. Secondo, considerando, diciamo, le caratteristiche del sistema Italia, è un tentativo, secondo me, lodevole per cercare di combinare quelle due logiche che dicevo prima, che a volte possono essere conflittuali, quindi soprattutto in un approccio, nel nostro sistema che è basato molto sulla presenza di piccole e medie imprese, qualunque tipo di elemento che possa aiutare, possa supportare il lavoro delle piccole e medie imprese in chiave di comunicazione e di valorizzazione, secondo me è utile. Alcuni elementi, secondo me, di potenziale debolezza. Allora, la prima è un po' l'assenza, no, di un performance label codificato. Perché cosa voglio dire? Quel tipo di appunto è il tipo di comunicazione obbligatoria da utilizzare. Manca, a mio avviso, visto che è ampiamente dimostrato, i recenti studi lo hanno dimostrato, come un performance label sul tipo dell'energy label, anche quello fatto vedere dal collega nell'esperienza di Decathlon, è molto più immediato, molto più veloce, aiuta molto il consumatore, soprattutto se per alcuni prodotti l'acquisto è di impulso. Quanti di noi con il proprio smartphone vanno a indirizzare sul QR code per acquisire informazioni? Dipende ovviamente dal tipo di prodotto che vado ad acquistare, che tipo di impegno mi va a generare l'acquisto di questo prodotto. Altra cosa, secondo me, importante: se è un'iniziativa di sistema, se è un'iniziativa volta a promuovere anche la componente del Made In, necessita
mio avviso, per essere efficace, non essere un ulteriore spreco di risorse da parte delle aziende, di un lavoro di comunicazione istituzionale forte. Non si può lasciare, secondo me, alle imprese e ai loro rappresentanti l'onere della promozione di uno schema pubblico, ma c'è bisogno, ecco, di uno sforzo a 360 gradi che vada appunto a lavorare su un obiettivo condiviso. Grazie molto. Allora, adesso vediamo un po' di più sulle aziende. Le prossime due presentazioni sono, riguardano proprio l'applicazione del debito di sostenibilità alle aziende. La prima del professor Brun, che ci parlerà delle strategie di sostenibilità nella filiera. Scusate un attimo. Visto il programma, ho deciso di fare un intervento un filo meno tecnico e ci fa assolutamente, ci sono stati interventi che hanno assolutamente colto nel segno. Molto interessante, immagino pomeriggio comunque un po' faticoso per tutti, quindi cercherò di stare nei tempi al massimo, anzi rendere l'intervento veramente leggero sul fronte tecnico. Voglio solo dare un po' un feeling della ricerca che stiamo facendo in quest'area al Politecnico di Milano, salvo poi rimandare eventuali interessati alla lettura dei documenti, degli articoli che stiamo scrivendo su questi temi. Non credo che ci sia tempo in modo di approfondire. Possiamo iniziare perché stiamo aspettando. Ok, nessun problema. Allora inizio a presentarmi brevissimamente. Sono docente di gestione della qualità al Politecnico. Applichiamo da una dozzina d'anni i temi della qualità, nello specifico alle aziende del lusso, non solo fashion luxury ma a tutti i settori. Abbiamo tre master in luxury management alla Business School del Politecnico e è stato un passo abbastanza naturale e abbastanza scontato quello di lanciare attività di ricerca sul tema della sostenibilità nel lusso. In particolare con alcuni colleghi abbiamo fondato un ente che abbiamo chiamato, grazie mille, che abbiamo chiamato Accademia del Lusso Sostenibile. Pensavo di aprire, mi immaginavo un salone sterminato pieno di gente, pensavo di dire: volete essere più sostenibili? Sì! Volete che le vostre aziende siano più sostenibili? Sì! Datemi una ragione! Guarda, non facciamolo, perché in effetti, cioè, alle volte siamo così, io non so voi, ma siamo così presi in questa cosa che ci crediamo tanto, la facciamo, però effettivamente se dobbiamo dare le ragioni di questo dobbiamo fare un passo indietro, guardare il tema tecnico e chiederci: siamo convinti, veramente convinti di quello che facciamo? Lo stesso esempio della maglietta più costosa l'abbiamo riscontrato facendo dei panel con gli studenti del Politecnico. Cari studenti, quando avrete uno stipendio guadagnerete, vorrete comprare prodotti più sostenibili? Sì. Quanto siete disposti a pagare in più rispetto al prodotto non sostenibile? La stessa cifra. Cioè, per il millennial non è fair essere tassato, dover pagare di più per un prodotto più sostenibile. Per lui è normale, si sente legittimato, si aspetta di trovare un prodotto sostenibile allo stesso prezzo. L'onere è sulle aziende, l'onere è sulla filiera. Allora, quando mi viene chiesto: fai un intervento sul monitoraggio della filiera
in un'ottica di impronta ambientale, ma anche in un'ottica di sostenibilità sociale, perché le due cose alla fine vanno di pari passo, se ci crediamo, ci crediamo. Non è che sono verde, però scritto il lavoro minorile. Allora, quando mi chiedono, facciamo questo monitoraggio, torno all'inizio, e 10 anni fa, se vi ricordate, Granarolo lancia una pubblicità dove un bambino beve un bicchiere di latte e poi dice, è quello della Lola. C'è un signore che prende un filo, va dietro una siepe e trova una mucca legata con la tetta al filo. Ho chiesto a un mucchio di studenti, l'avete capita sta pubblicità? Non l'ha capita nessuno. Cioè per anni la gente ha visto, è quello della Lola, e nessuno ha capito un cazzo di niente di quella pubblicità. Perché fra l'altro è assolutamente vero, è una palla. Non è possibile dire che questo latte viene da quella mucca. Nei silos tutto il latte converge. Ok? Allora ci ha detto una grande palla, senza spiegarla, lasciando il popolo ignorante sul vero tema della tracciabilità. Okay? Da lì parte l'interesse a far ricerca. Che cos'è, in particolare io mi occupo dell'altissimo di gamma, che cos'è il lusso oggi? Che cos'è il lusso oggi non per le aziende che lo fanno, ma per i clienti che lo compra? Perché col soldo del cliente noi possiamo continuare a fare il business che facciamo. Okay? E il lusso ha tutta una serie di difficoltà, in particolare, la semplifico, un mondo a due velocità, mercati maturi e mercati emergenti. Io mi occupo e sono esperto solo di mercati maturi. Nei mercati maturi il lusso ha avuto dei cambiamenti nel corso degli anni. Questa è una ricerca molto interessante del collega Capferrer, che ha chiesto a clienti di alcuni paesi, purtroppo non ha trattato l'Italia, quando sentite la parola lusso che cosa pensate? La barra più lunga, non vi faccio il filotto, la barra più lunga è prodotti di alta qualità. La qualità traspira, se avete girato fra i padiglioni, immagino di sì, oggi la qualità traspira in questo settore, è ancora la caratteristica vincente e mi insegnate il 50% della pelle dei prodotti di lusso al mondo, bene o male, viene dal nostro paese. Quindi ci siamo. Però se andiamo a prendere un po' di letteratura sul lusso, il lusso è una roba per questo. Sono nato a Milano, la Milano la città da bere, l'imprenditore, no, col suo primo SUV, il Rolex d'oro che gli penzola giù dal finestrino. Siamo cresciuti imparando che il lusso è status symbol, ok? Per fortuna le cose cambiano. Quando porto i miei studenti a visitare il Rolls Royce, insegnano alcune cose. La prima è vera. Se un cliente, parlando del Rolls Royce, chiede quanti cavalli ha, la nostra risposta standard, la risposta che insegniamo a tutti i venditori è enough. Enough, non ti devi fare problemi. La seconda, che però è più una leggenda, se il cliente chiede quanto consuma, gli rispondiamo, signore, se lei si preoccupa di quanto consuma la Rolls Royce, non se la può permettere. Ora, cari signori della Rolls Royce, spero che nessuno sia coinvolto in aula, questi soldi sono miei. Se io voglio sapere, per mia morale, per mia filosofia, per mia etica, quanto consuma l'auto che vado a comprare o quanti cavalli ha, ve lo devi dire. Ok? Io spero che le aziende che non vogliono dare questa informazione vengano sbattute fuori dal mercato. Okay? Certo, questa cosa non sta accadendo oggi, non accadrà domani, ci saranno ancora tanti russi e tanti cinesi alla porta, però prima o poi il giorno arriva. Allora, le aziende che si sono mosse prima, mi parlate di 5-6 anni per fare un assessment di un prodotto, le aziende che si sono mosse prima, forse quel giorno sorrideranno. Questo è un po' in estrema sintesi, potrei quasi già anche concludere l'intervento, il succo delle cose che vediamo facendo casi di studio con le aziende tutti i giorni. Qualche azienda è disposta a collaborare, molte altre aziende dicono ricercatori a casa mia, no, mi rubi i segreti. Tu lo sai chi è il tuo fornitore, dove lavora, lo vai a visitare. È un cinese, bene, di giorno lo visiti, funziona tutto bene, sei andato di notte in questo stabilimento. Il fornitore del fornitore, il fornitore del fornitore del fornitore, sei sicuro di sapere come vengono fatti i tuoi prodotti, da dove arrivano tutte le cose? Se ci crediamo veramente, ci deve venire il dubbio. Non dico non dovete dormire la notte, ma quantomeno ci deve venire. Perché alcune aziende del lusso, e qua ne cito una che per me è evidentemente un'azienda del lusso per come ha impostato il proprio prodotto, la propria filosofia,
riescono a cambiare il mercato. Un'azienda che si è inventata dopo una bella generazione di utilizzatori del Walkman, ce l'avevamo un po' tutti, no? Che si è inventata che se la cuffia al cordino bianco è figa, che cosa gli dici? Sono dei geni. Hanno trasformato lo status symbol in style symbol. E l'iPhone, o qualsiasi altro oggetto, iPod, eccetera, può essere in tasca, ma se il cordino è bianco, tu sei figo. E non hanno dato al prodotto un costo diverso, sì, c'è tutto in realtà un lungo retaggio storico, il cordino bianco si sporca. E quindi ogni tanto bisognerebbe pulirlo. La camicia bianca era privilegio dei nobili, della corte degli imperatori, perché si potevano cambiare e lavare l'abito anche tutti i giorni. Più umile il tuo lavoro, più scuro l'abito, così te lo usavi per una settimana, un mese, un anno, senza necessità di lavarlo, no? Quindi c'è dietro tutta una filosofia. Ma non importa, avrebbero potuto scegliere qualsiasi altro colore. Quando tutti fanno il cordino nero, tu fai il cordino bianco e dici: io voglio insegnare alla popolazione non tanto di prendere l'item che costa di più per dimostrare che hai soldi, ma l'item più sofisticato perché dimostri che hai la conoscenza, si apre una prospettiva fondamentale, che è la prospettiva del vendere il prodotto di lusso non a chi più soldi, ma a chi ha più informazioni. Pensate a quello che è successo, sempre parlando di amici milanesi di 20 anni nel mondo del vino. Tra il bere il tavernello e il fare 3 corsi da sommelier, perché con meno di 3 non ci capisco abbastanza bene, si apre un mondo. E a quel punto non riesci più a bere porcherie, poi vale anche il tema dell'acquisto impulsivo, però quando io devo spendere un certo numero di soldi per una bella bottiglia, mi acculturo, mi informo, o ne parlo con l'amico informato, già pregusto la sera in cui andrò a stappare quella bottiglia, ed è interessante. L'ultimo volo che l'ho fatto su KLM, mi hanno dato un sandwich immangiabile, però all'interno della confezione c'era scritto: su questo video c'è una webcam dove vedi in tempo reale le nostre galline, vuoi vedere come razzolano e cosa mangiano? Allora, cari amici a KLM, l'hamburger, il sandwich continuava a far schifo, quindi facciamo gli italiani, facciamo le vecchie, mandiamo questo tipo di visibilità, perché il cliente, il vero cliente del lusso, queste informazioni le vuole. Questo è uno dei trend che studiamo in Politecnico sul lusso, lo chiamo nuovo paradigma, da status symbol a style symbol. Faccio una carrellata velocissima, gli altri trend, se no non finiamo. La moda, il ciclo della moda è sempre più veloce. Questo vuol dire che se il cambiamento è veloce, tutta una serie di impatti drammatici, fra i quali difficile prevedere la domanda e rischio di dover smaltire o distruggere, cosa drammatica, dei prodotti, è sempre più elevato. Care aziende, imparate a prevedere molto bene la domanda, perché se no sono danni. Personalizzazione, e anche questo è la personalizzazione della vostra prossima Ferrari. Potete andare a Maranello, scegliere tessuti, materiali, colori. L'estrema personalizzazione rende ogni prodotto univoco. Ho visto delle bellissime pelle di coccodrillo. Io colleziono chitarre, ma quel signore che aveva una bella Martina è andato da Hermès e gli ha detto: siccome la Martina ha una bella chitarra, mi fai una custodia di Martin con pelle di coccodrillo unica? Una sola non ce la si fa, però immaginate che gioiellino questa cosa. E giustamente Hermès si sono messi di buzzo buono e gli hanno fatto questo tipo di custodia. E poi c'è un altro fenomeno, questa è la famosa sfilata di Lagerfeld, leggete questo libro se non l'avete fatto, Trading Up, perché il lusso è rilevante non solo per i super ricchi, ma per la classe media, che fa dei sacrifici, magari salta le vacanze o non cambia la macchina, però per permettersi alcuni articoli di lusso. Lusso democratico vuol dire a maggior ragione necessità di dare alle persone che si sono fatte il mazzo dopo tutto per guadagnare e acquistare queste cose, quello che loro vogliono. Qualità, sostenibilità, informazioni su come è trattato il mio prodotto, eccetera, eccetera. Un po' meno rilevante per noi oggi, però molto importante per tutti i brand italiani, i brand del lusso stanno anche offrendo esperienze, pensate agli hotel, alle spa, al cibo, che fa sempre più parte dell'offerta
dei gruppi del lusso e poi sostenibilità. Questo è il lato negativo, gli sweatshop, ma l'attenzione agli aspetti etici è assolutamente fondamentale. Un ultimo passaggio è quello del digital, gli acquisti online, e da un lato mi ha fatto piacere, dall'altro impressione vedere che il mio viaggio per andare a acquistare una t-shirt ha un impatto quasi proporzionato a quello che è stato l'impatto del crearla, costruirla e fabbricarla la t-shirt. Per cui alcuni studi lo dimostrano, ma io dico sempre empiricamente, quando compro su Amazon, io orgogliosamente compro su Amazon quasi tutti i giorni, io in realtà riduco l'impatto sull'ambiente. Vivo a 10 km dalla città, se dovessi andare apposta a comprare un t-shirt, farei più impatto ambientale nel mio viaggio in macchina che non la t-shirt stessa. E vivo in una piccola community dove Amazon arriva e consegna tutti i giorni, perché siamo circa in 300 e siamo isolati, comprare tutti online. Una scatola in più consegnata da Amazon non crea nessun tipo di impatto ambientale extra per il trasporto e lo fa risparmiare. Difficilissimo fare un assessment che tocchi tutti questi aspetti, però è chiaro che la parte digital deve sempre più fortemente entrare nelle valutazioni dei life cycle. Cosa succede? A fronte di questo scenario, intervistando i manager delle aziende del lusso, trovo sulla loro agenda una serie di item ricorrenti con priorità più o meno alta che quasi sempre sono funzione dei trend che vediamo sul mercato. Guarda, la complessità cresce tutti gli anni, le sfilate, le stagioni, il numero di collezioni, il numero di KPI, il tempo stesso, la qualità è un casino perché ho 70.000 fornitori, li abbiamo cambiati, sono lontani, volatilità della spesa, prima il rublo che raddoppia, poi i cinesi. Il CFO vuole che io dimezzi gli inventari ma aumenti il livello di servizio ai clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Ho messo le cose una in fila all'altra e ho cerchiato alcune parole. Incrementare la qualità, usare soluzioni IT per avere visibilità e controllo sui fornitori e usare la filiera produttiva per fare storytelling al mercato. Sono gli aspetti positivi della capacità di avere il monitoraggio alla filiera. Gestire rischi di disruption alla supply chain, problemi anche gravi quando venisse fuori qualche scandalo o qualche chemicals, costi nascosti di questo tipo di problematiche, mi salta fuori una normativa, devo distruggere o rilavorare tutta una serie di inventario che ho già in casa, e essere socialmente responsabile per evitare appunto problematiche di natura sociale sono gli aspetti negativi di non gestire bene le cose. Se li mettiamo in fila, il tema di oggi è un tema che pervade la grande parte del day by day nel mondo operation. Si parlava con amici e colleghi di alcune aziende fra ieri e oggi, raggiungeremo veramente una consapevolezza di cosa vuol dire fare sostenibilità quando non avremo più un dipartimento sostenibilità nella nostra azienda. Quando sarà il direttore operations che si occupa del suo pezzo, il direttore acquisti che si occupa del suo pezzo, il direttore logistica che si occupa del suo pezzo. Quello che si diceva 20-30 anni fa sulla qualità: Toyota non ha mai avuto una funzione di qualità. Che cazzo te ne fai di un ufficio qualità se ti chiami Toyota? Nell'organigramma di Toyota, cambiato argomento, ma magari una spigolatura interessante per alcuni di voi se non lo sanno, c'è l'organigramma col direttore dell'ingegneria, colui che progetta le auto, direttore acquisti, direttore operations, marketing e vendite, e poi c'è un quadrotto che non è una persona, poi nei vostri organigrammi ogni scatola corrisponde a una persona, ma hanno una riunione, c'è la riunione qualità e la riunione costi. Che cacchio è la riunione qualità? È un piccolo board fatto dagli altri C-level che in realtà si devono occupare anche contemporaneamente dell'ambito qualità e dell'ambito costi. Con che risorse? Con le tue. Ogni direttore di funzione ha una funzione sotto di sé, uno staff, e sono quelle le persone che si occupano di questo. Non ho il cappello della qualità quando devo andare a fare l'ispezione, gli audit, eccetera. Faccio l'auditor di me stesso. Volevo raccontarvi cose belle oggi, dirvi che ho visitato aziende, abbiamo fatto interviste a filiere, abbiamo trovato nella filiera del tessile e nella filiera pelle un mucchio di pratiche positive.
Cari, il mio collega, che è colui che ha fatto la maggior parte dei casi, ha elencato 400 pratiche messe in atto concretamente dalle aziende della filiera della pelle. Ma è inutile che ve lo racconto perché lo sapete. 400 non basta. Questo è purtroppo il messaggio negativo con cui concludo. Non basta perché stiamo lavorando ancora a macchia di leopardo. E fra l'altro, in genere si raccontano i casi di successo. In genere un'azienda fa 10 cose, vai, la visiti, ti racconta i 10 che fa bene. Dovremmo arrivare ad avere tutti visibilità sui 4 stadi a monte della filiera e tutti gli attori della filiera fare bene tutte queste 400 pratiche. Le conoscete, vi dico solo che la direzione sembra quella corretta. Quindi questa parte dove abbiamo mappato tutta una serie di pratiche senza peraltro poter dire i nomi delle aziende, perché lavoriamo ancora con l'attenzione all'anonimato, mi porta a dire la mentalità giusta c'è, è una mentalità più volta a evitare gli impatti negativi del non essere sostenibile che non dare qualcosa di più. Vedo spinta da parte di piccoli imprenditori italiani, le piccole e medie imprese provano anche a collaborare, sono spesso schiacciate dalle grandi aziende. Le grandi aziende hanno la responsabilità di spingere di più e di contribuire anche agli investimenti da parte delle piccole aziende che da sole non ce la possono fare. Una roba molto interessante può essere la collaborazione a livello orizzontale nella supply chain, cioè due signori che non sono fornitore cliente ma che sono competitor, si trovino ad essere partner nello sviluppo di metodologie o pratiche. Quando arriveremo a quel livello, probabilmente i tempi saranno maturi per poter andare sul mercato e dire chi non fa tutto questo, non considerarlo neanche, perché la filiera della pelle oggi ti offre la certezza di acquistare un prodotto pienamente sostenibile. Quindi buon lavoro, buona fortuna. Ringrazio molto Alessandro che davvero ci ha mostrato questa prospettiva di competition, come si dice, no? Molto interessante. Per quanto riguarda Amazon, mi permetto di dire che i risultati dell'LCA sono spesso controintuitivi, quindi non è detto che l'impatto sia più basso. Qui scusate, ho tirato fuori l'esperto ambientale che c'è in me. Allora, proviamo a mettere la presentazione di Sabrina. Quindi riusciamo a ottimizzare un attimino l'inizio della presentazione. Allora, ICEC senz'altro come ente di certificazione di riferimento per l'area pelle si pone il problema sulle tematiche che abbiamo visto della PEF, grazie, di poter iniziare a fare delle prime prove, delle prime sperimentazioni con quelle che possono essere delle concerie interessate a questo tipo appunto di standard. Ecco che allora noi ovviamente come ente di riferimento per la certificazione in ambito ambientale abbiamo fatto in passato dei tentativi con delle certificazioni che sono marcature di tipo 1 o marcature di tipo 3, quindi degli standard dove o c'erano comunque dei valori da rispettare minimi oppure comunque funzionavano come delle dichiarazioni ambientali di prodotto, quindi non avevano dei valori da rispettare ma riportavano una dichiarazione con esattamente le prestazioni che l'azienda riusciva a raggiungere in quel tipo di contesto. E le problematiche non sono state poche, proprio perché quando parliamo soprattutto di dichiarazioni ambientali di prodotto ritorniamo ai problemi che giustamente sono stati detti prima, e quindi quando si devono fare confronti tra prodotti e si hanno dei database che non sono comuni o non ben definiti, si hanno per esempio dei confini di analisi che non sono chiari
o degli strumenti di calcolo disomogenei, chiaramente poi la difficoltà nel confronto finale tra prodotti diventa molto difficile. A tutto questo nel mercato si aggiungono molte etichettature e marchi anche autoreferenziali, e quindi si crea tutta la confusione di cui si è detto prima. Quindi appoggio completamente, con l'esperienza di ICE, tutto quello che è stato detto prima, e dico ben venga il PEF come strumento, come metodo di calcolo, proprio per armonizzare il tutto in ambito ambientale e per arrivare a fare una certificazione di prodotto, non di sistema. Perché se parliamo di certificazioni di sistema, possiamo parlare di ISO 14001, di EMAS, eccetera, eccetera, ma non abbiamo poi dei calcoli specifici sulla pelle finita che noi vogliamo andare a comunicare al cliente finito, al cliente finale. I vantaggi del PEF sono senz'altro che abbiamo delle destinazioni d'uso definite per le pelli, che sono quattro. Quindi arredo ed auto, calzature e pelletteria, abbigliamento e guanteria e cuoio suola. Ricordiamoci queste quattro destinazioni d'uso. E database definiti, confini di analisi definiti, completi e condivisi, regole di allocazione certe e chiare. Questo comporterà che alla fine avremo dei dati affidabili, verificabili e soprattutto confrontabili tra destinazioni d'uso omogenee. Questi sono tutti i vantaggi del PEF. La certificazione, comunque la convalida di questi prodotti attraverso il PEF, è importante per molte aziende, non so quante concerie ci siano qua in sala, a volte anche per completare dei percorsi che sono stati fatti in ambito di sostenibilità, perché ci sono molte aziende che si sono anche impegnate in ambito di responsabilità sociale, in ambito di tracciabilità delle materie prime, in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mancava proprio un po' quel tassello per arrivare a fare la dichiarazione ambientale di prodotto, e che per noi completa anche un quadro di sostenibilità con cui l'azienda poi può vendere un prodotto sostenibile grazie a questo tassello. Ora, come ente di certificazione, so già cosa mi potrebbe chiedere un cliente, quindi mi faccio 4-5 domande e mi rispondo in modo tale da poter dare al pubblico delle risposte su quanto costa una possibile certificazione, cosa dura, cosa andiamo a controllare, perché poi quando chiamano noi vengono a chiederci queste cose. Ovviamente adesso abbiamo delle idee di tipo sperimentale, ovvero le stiamo mettendo in pratica grazie alla collaborazione di alcune aziende pilota. Come avete capito, il PEF ha ancora degli sviluppi, perché dovrà decidere ancora delle regole di certificazione, delle tipologie di etichettature, ma comunque noi vogliamo iniziare e vogliamo essere un ente di riferimento per chi ha voglia di mettersi in gioco su questo aspetto. Allora, come può funzionare una certificazione? Possiamo fare un certificato triennale, quindi una certificazione e delle verifiche di sorveglianza annuali. Come saranno queste verifiche? Saranno in campo presso l'azienda richiedente la certificazione. Quindi i dati, siccome sono aggiornati dall'azienda annualmente, verranno da noi verificati annualmente in campo presso l'azienda richiedente la certificazione. Per quanto riguarda le durate dei controlli, potrebbero essere dall'una alle due giornate, in funzione della complessità del ciclo produttivo e anche di quella qualità dei dati di cui si è discusso prima. Tanto più il dato può essere complesso perché non è di mia proprietà, lo devo recuperare a monte, perché compro un semilavorato, eccetera, può rendere più difficoltosa la lavorazione del dato e anche il controllo del dato stesso da parte del verificatore. In questo momento noi proponiamo un audit che, se ricordate prima la slide del dottor Galatola, è un audit di tipo blu, quindi un audit che al momento prevede di fare il controllo soprattutto a partire dall'azienda richiedente la certificazione. Quindi questi sono tempi per questo tipo di audit. Se poi un domani avremo la necessità o saremo spinti a fare anche i controlli presso i fornitori che ci danno determinati dati, è chiaro che i tempi potrebbero aumentare molto. E quindi questa sarà una situazione anche da studiare, perché poi se il costo diventa eccessivo, magari non tutti approcceranno a questo tipo di schema. Quindi noi vorremmo che fosse praticabile anche da un punto di vista economico. Chiaramente il costo della certificazione dipenderà da questi giorni che verranno erogati, più quelle che saranno le possibili spese degli ispettori. Quante PEF faccio? Allora, siccome ci sono quattro classi di destinazione d'uso, ne faccio
una per ogni destinazione d'uso di queste quattro categorie che abbiamo visto prima. Quindi in questa classe posso mettere senz'altro più articoli, ma non c'è bisogno che faccio una perf per ogni pelle finita che faccio. Ne faccio una per ognuna di quelle quattro macro categorie che abbiamo visto prima. Quindi se sono un'azienda che fa per esempio solo calzature e pelletteria, calzature e pelletteria, ne faccio una di perf. E ogni quanto la aggiorno? Ogni volta che noi andiamo a fare la verifica annuale di sorveglianza, di rinnovo, di certificazione, mantenimento, quello che sarà, verifichiamo se ci sono stati nei processi rilevanti delle variazioni tali da comportare in quelli che sono i 16 indicatori finali di cui abbiamo visto prima delle variazioni. Allora in quel caso lì si andrà a riemettere, a riaggiornare la PEF finale. Altra domanda è cosa di uno schema accreditato, non accreditato, per il momento non ancora, però vi assicuro che ICEC ha preso già i contatti con Accredia, che è il nostro ente di riferimento. Ovviamente si aspettano dei tempi un po' più maturi per arrivare ad un accreditamento, sia come quantità di aziende, anche come definizione stesso di tutti quegli aspetti che mancano sulla PEF, sulla comunicazione finale, ma sicuramente un percorso che sarà percorribile. Cosa verrà riportato nel certificato finale? Io qui porto un esempio. Come le tabelle che avete visto in precedenza, ci sono i 16 indicatori dove vengono riportate le unità di misura, i valori caratterizzati e anche normalizzati. E poi quel famoso peso che ci dice quali sono quelli più importanti. Questo mi serve anche per dire, visto che il timore di molte aziende che noi abbiamo sentito è ma poi dopo dobbiamo rendere pubbliche magari anche altre informazioni riservate, sensibili, i soliti problemi di riservatezza, è per il momento no, assolutamente no. Questo per noi al momento può essere l'output di un certificato, però non andiamo a fare una dichiarazione dove mettiamo dei dati riservati importanti per l'azienda. Quindi su questo aspetto io vorrei rassicurare. Ricordiamoci che al momento queste PEF potranno essere calcolate per categorie bovine, ovini e caprini, quindi chi fosse interessato a rettili o ad altro dovrà quantomeno aspettare nuovi sviluppi. E vorrei anche dire una parola sui Made Green in Italy, giusto per dire che UNICH come associazione di categoria ha fatto la richiesta come soggetto per poter procedere nella definizione delle ICR di riferimento con le parti che mancano, quindi anche su questo aspetto noi poi successivamente saremo pronti e felici di poter fare un processo di convalida anche per il Made Green in Italy. Quindi ecco, tutto è tutto insomma per il momento per poter anticipare che noi ci siamo messi in gioco come istituto per fare questo tipo di attività e benvengano le aziende che vorranno provare a fare delle prove di convalida dei loro dati con questi nuovi strumenti. Grazie. Benissimo, a questo punto possiamo iniziare con la parte diciamo più succosa secondo me del convegno, ovvero la parte che riguarda la tavola rotonda. Questa parte è particolarmente interessante per due motivi. Primo perché abbiamo un player della comunità europea che ci ascoltano e anche perché una parte delle persone diciamo di quello che verrà detto oggi in sala verrà riportato all'interno di alcuni roadmap europei sulla sostenibilità su cui stiamo cercando di avere diciamo pareri dalle aziende, quindi è diciamo un parere che non resta solo all'interno di questa sala ma che può avere un peso diciamo. Allora abbiamo invitato diversi esperti della filiera, purtroppo non capisco perché non si leggono tutti, va bene. Allora invito qui sul palco i primi esperti che sono i Lanxess, Martin Klepp, Cartigliano Luciano Falqui, per Labonaudo Vito Marino e per Russo di Cassandrino Alfredo Guerra e poi per Acu Giulio Piccini. Allora, si tratta... Purtroppo siamo un po' in ritardo, quindi non ho la possibilità di introdurre tutti, non so se riuscite a leggere. Comunque si tratta di persone esperte diciamo, in ambito di
sostenibilità sono stati a più riprese, tra virgolette, partecipi a molti di questi processi e sono proprio esperti aziendali, quindi ci daranno, tra virgolette, una prospettiva, diciamo, di tutto quello che è stato detto dal punto di vista delle aziende. Giusto per l'auditorium, siccome c'è tutta la filiera, allora l'ANCSES si occupa di prodotti chimici, mentre invece l'Officina di Cartesiano si occupa di macchinari e la Bonau e la Russa di Cassandrino sono delle concerie abbastanza note, e ACU invece è l'unica azienda che finora si è certificata con una certificazione sull'impronta ecologica nel ramo delle calzature, quindi è un test case abbastanza interessante. Allora, chiederò adesso ad ognuno dei player che è presente in sala, però una sola domanda, gli darò 5 minuti purtroppo per rispondere perché non c'è molto tempo. Allora, la domanda in questione è questa, cioè, considerando l'attuale evoluzione della standardizzazione di quello che ci siamo detti oggi in sala, quali opportunità e quali barriere ravvisa la vostra azienda con riferimento all'implementazione di questi schemi di certificazione? Benissimo, allora inizierei da Martin Kleber. Buongiorno, grazie per l'invito. I teach I switched to English. If not, I have to translate twice. The Lanxess and prior to that Bayer has a long history in sustainability, and I have a colleague who commonly says when we talk about sustainability, well, this is what my grandfather has done for all his life, and he had tannery 50 years ago. That was a time when sustainability contained everything as it was defined now a couple of years ago. It's not only ecology, it is the question of social, it is the question of quality, and times back, generations back, the CEO of a company or the owner of a small company usually wanted to give his company and a job to his children and have his children live in a healthy world. So that was sustainability generations ago, and this is what I'm happy to see is becoming now again. And all those quantitative, all those schemes to quantify the impacts of a product and the impacts of a production, they help to make that possible, because in the past we have to see, as was said before, we have to see too many false claims about sustainability, too many business models set on claims about sustainability. And that is my hope and my expectation that getting together some schemes to quantify the sustainability, will bring it back to us eventually. And that, of course, we see as a positive development for us as a responsible chemical supplying company, because that is part of our development process, that is part of our philosophy, that whenever we see a challenge in a product or a product group and this technical possibility to replace that challenge by a chemical that is more sustainable, then we do that. And this is why the Lanxess portfolio has been 98% ZDHC compliant at the point when the ZDHC list was published. Because we're doing this for 20 years now, and this is our philosophy, and I believe that by getting that more measurable, it will promote those companies who really have that in their philosophy and not only in the public relation. Grazie. Grazie. Allora, passo a questo punto la parola a Luciano Palqui per l'Officina di Cartesiano. Stessa domanda. Grazie, buongiorno a tutti. Certamente consideriamo questa standardizzazione del calcolo dell'impronta ambientale un'opportunità per un'azienda come la nostra. Noi ci occupiamo di produrre da oltre 50 anni gli impianti lungo la filiera del trattamento della pelle.
con questi macchinari cerchiamo sempre di migliorare quello che è l'impronta ambientale di questi macchinari, cercando di ridurre i consumi energetici e via dicendo. Questo genere di aspetto, però, riguardante l'impronta ambientale, per noi è ancora più importante al di fuori del nostro core business, perché da anni siamo impegnati anche in un altro settore, che è quello del trattamento dei fanghi e dei reflui e dei sottoprodotti di produzione del settore della pelle. In particolare abbiamo sviluppato dei sistemi per trattare i fanghi, sistemi di essiccazione a bassa temperatura, dove riusciamo con temperature di 70 gradi, quindi bassa temperatura e quindi bassi consumi energetici, riusciamo a ridurre drasticamente la massa e il volume di questi fanghi, che spesso e volentieri hanno l'80-85% di umidità residua. Riusciamo a stabilizzarli e riusciamo a ridurre drasticamente il volume. Tra l'altro lo facciamo già con degli aspetti che speriamo vadano nella direzione poi di rispondere positivamente a questa impronta ambientale, perché abbiamo sviluppato dei sistemi per estrudere il materiale già all'inizio, non alla fine del processo, quindi quando l'umidità è dell'85%, riusciamo a produrre dei pellet abbastanza standardizzati come dimensioni. Questo ci permette di aumentare esponenzialmente la superficie di scambio con l'aria e quindi ridurre drasticamente l'aria che vado a usare, l'energia che vado a somministrare, e alla fine un prodotto molto omogeneo, sia dal punto di vista dell'umidità finale, che possiamo arrivare sino al 6-7%, sino anche per quanto riguarda le dimensioni. Questo aspetto è ancora più importante, questa impronta ambientale, anche per il secondo step che abbiamo messo in campo, ovvero quella della possibilità di utilizzare processi di pirolisi, quindi processi che possiamo ottenere ad alta temperatura e in completa assenza di ossigeno, per ridurre completamente la massa della matrice organica che abbiamo, da trattare. Tra l'altro sono due processi che riusciamo anche ad applicare anche in presenza di cromo, perché sia in essiccazione che in pirolisi riusciamo a mantenere lo stato di valenza nella stato di valenza 3, e quindi riuscire sostanzialmente a proteggerlo sino alla fine, riducendo sostanzialmente il risultato finale, è quello di un residuo solido molto di piccola entità. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, che si riferiva alla barriera, certo, può essere una barriera al mercato il fatto di dover arrivare a questa certificazione, però la vediamo più come una sfida, perché sicuramente può diventare poi un fattore che può aiutare la competitività delle aziende in questo settore, dove chiaramente gli aspetti ambientali da affrontare sono veramente pesanti. Grazie. E allora lascio la parola a questo punto Vito Marino di Bonaudo, con Cerina Dani impegnati in questo settore. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore, che effettivamente è stato molto interessante questo incontro. Come Bonaudo ci siamo impegnati molto nel 2002 a fare nuovi stabilimenti, cercando proattivamente di ridurre quelli che erano i consumi di acqua, prodotti chimici e energetici in generale, sia elettrici che del gas metano. Energia termica. Ci siamo anche preoccupati di utilizzare le norme esistenti per certificare tutta la nostra azienda, sia per quanto riguarda il certificato di processo 2001, sia per quanto riguarda la sicurezza interna dei lavoratori 18001, e per quanto riguarda ciò che identifichiamo. Certamente in un momento di caos istituzionale, dove lo Stato ha delegato ai privati tutta la responsabilità, ed assolutamente lo Stato si è disinteressato totalmente di quella che è la sicurezza delle aziende, ma è diventato un controllore dopo che c'è il disastro, dopo che ci scappa il guaio, ci scappa il morto, eccetera, eccetera. Purtroppo. Quindi è tutto delegato alle aziende, e io come direttore industriale ho ritenuto di portare, grazie al mio titolare, le aziende in un
uno stato di autocontrollo e le certificazioni sono un metodo di autocontrollo. Ovviamente questa opportunità di arrivare a certificare con l'impronta ambientale, di certificare l'impronta ambientale i nostri prodotti, io la vedo come un'opportunità, come una sfida. E sicuramente non vedo barriere particolari se non, come per tutti gli altri lavori, affrontare le problematiche che si presenteranno. Sicuramente non sarà facile, mentre aspettavo mi venivano mille e mille problemi in testa, perché una cosa è certificare un sistema e una cosa è certificare il prodotto, quando in un'azienda si fanno tanti prodotti. Quindi sarà sicuramente un processo molto complicato, molto difficile, ma come per tutte le altre certificazioni, qualcosa mi era sempre sfuggito, perché credo che la perfezione non è degli uomini, sicuramente non è mia. Le mie certificazioni mi hanno aiutato a rintracciare quelle cose che sono sfuggite alla progettazione, alla realizzazione, alla prima verifica, poi c'è la seconda, la terza e così via. Quindi per me vedo solo interessante. Poi tante belle storie mi potrebbe dire, è bello, io nel 1971 ho fatto il tema sull'inquinamento, perché già vivevamo questo grosso problema, che nel giro di 3-4 anni ci vedemmo il mare di Salerno diventare da un mare bellissimo a un mare sporco. Quindi la storia è antica, ce ne siamo accorti, quindi tutto ciò che si può fare per la sostenibilità è appunto l'impronta. Grazie. E adesso Giulio Piccini. Iaco. Ah no, chiedo scusa, Alfredo Guerra, il ministro di Casandino. Grazie. La prossima volta parlo prima di Vito, perché mi ruba tutte le battute. Io mi ero preparato le stesse cose, adesso devo inventare qualcosa di nuovo. Improvvisiamo, che poi questo è il motivo per cui si fanno le battute. Improvvisiamo, la prossima volta prima, No, vabbè, condividiamo le stesse idee, perché diciamo, io non sono responsabile di produzione, dentro di produzione, però mi occupo di qualità, ambiente e sicurezza ormai da 10 anni in una conceria, e quindi le tematiche che affrontiamo sono praticamente le stesse. Premesso che io nel 72 ancora non ero nato, quindi vabbè, sono nato un po' più tardi, quindi molta meno esperienza di te. Quello che io trovo come un'opportunità per quanto riguarda il tema della PEF è proprio il discorso legato alla standardizzazione, quindi al fatto di riuscire ad avere dei numeri oggettivi, dei numeri che sono confrontabili, che sono rappresentativi di un lavoro, di uno stato, dell'arte, della conceria, e che quindi possono essere usati come parametri di misura, di valore di una conceria, parlo come conceria, il valore di una conceria nei confronti del cliente, perché ormai con lo sviluppo di questi temi di sostenibilità, di qualità e di sicurezza, di etica soprattutto, passa quasi in secondo piano la qualità del prodotto finale, e c'è tutto intorno all'articolo pelle discorso legato al servizio che offre la conceria, che non è più soltanto il post vendita, ma è anche la garanzia, la sicurezza che chi compra da noi è sicuro di comprare da un'azienda solida, da un'azienda che ha delle basi sicure, da un'azienda che se viene ispezionata da un NGO non incappa in cadute diciamo a livello legislativo, che possono comportare dei danni anche per il nostro cliente. Insomma, noi offriamo una garanzia anche su questo fatto. Noi, come gran parte delle concerie italiane, questi nostri clienti ce ne danno sicuramente merito. E l'oggettività del dato è un valore in più che conferisce ancora più valore agli sforzi che facciamo per rendere il nostro prodotto un prodotto competitivo sul mercato. E poi sicuramente, come ha detto anche Vito, purtroppo ve l'ha detto, un'occasione di miglioramento, andare a vedere quali sono gli ambiti di
miglioramento per perfezionare quello che è il nostro impatto ambientale, perché a nessuno fa piacere che i nostri figli siano in un mondo peggiore di quello in cui siamo adesso. E questo non è per fare la solita retorica, ma io ho una bambina di 5 anni e sinceramente, insomma, mi farebbe piacere lasciargli una situazione, anche per quel poco che posso fare, migliore di quella che magari ho vissuto io. E non lo dico per retorica, ripeto. Per quanto riguarda le barriere, io ne vedo invece di barriere, perché la PEF è una metodologia che è arrivata, tra virgolette, tardi in un sistema che già è andato veloce su questo campo. Sappiamo che i nostri clienti sviluppano già dei modelli di sostenibilità, hanno già dei propri schemi di qualifica di impatto ambientale, e io vedo come ostacolo in effetti l'affermazione sul mercato di questo metodo, che per quanto valido possa essere, io ci credo molto, va in antitesi o potrebbe andare in antitesi con metodi già messi in campo dai nostri clienti. E quindi è un metodo che si deve affermare, perché deve dimostrare quanto più possibile la sua oggettività e quindi essere riconosciuto dai nostri clienti che hanno questi già metodi. Quindi la resistenza al cambiamento la vedo come un ostacolo che potrebbe essere significativo nell'affermazione del metodo. Grazie molte. E a questo punto arriviamo a Giulio Piccindiaco, a cui ovviamente faccio la stessa domanda. Mi scuso con Michele Galatola perché ho utilizzato impronta ecologica anziché impronta ambientale, ed ero decapitato dopo. Bene, grazie. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere i primi a certificare un processo che definisce il ciclo di vita del prodotto. Facciamo scarpe, scarponi da montagna. Quindi vendiamo il prodotto ad un consumatore che è molto sensibile ai temi ambientali. Non dovunque, ma finanziariamente lo è molto, perché vive molto a contatto. Quindi l'opportunità di poter dimostrare che l'agire responsabile dell'azienda si concretizza in azioni che hanno una base scientifica, per noi è stato fondamentale, perché ci permette di dire sì, tanti dicono di fare qualcosa, ma l'abbiamo fatto su una base scientifica. Altra opportunità è quella di, proprio sulla base scientifica, avere una fotografia chiara, precisa, di quali sono gli impatti, dove sono e dove l'azienda agendo può avere. E questo ovviamente, avendo un'azienda che lavora anche su bandi pubblici, anche lì un'opportunità concreta, perché bandi pubblici anche all'estero hanno al loro interno un dato valore all'attività che l'impresa svolge nei confronti della riduzione dell'impatto. Quindi l'abbiamo già toccato con mano, un risultato positivo. D'altra parte, avendo fatto questo percorso, abbiamo scoperto anche quali possono essere le difficoltà. E per una piccola impresa, piccola media impresa,
Grazie, allora ringrazio moltissimo il primo panel di esperti che abbiamo invitato. Invito adesso il successivo panel. Grazie. Successivo panel. Anche qui abbiamo delle grosse aziende, diciamo che. Allora, Marvel Costello di Stal, nota azienda di prodotti chimici per la concia, Franco Cavazza di Ilsa, Guido Zilli di Dani, che ce li ha questa stranota. Chiara Marelli mi sa che non ce l'ha fatta a venire, lui vorrei dire se scusa, ma non ce l'ha fatta. E poi Ken Zeller di Hugo Boss. Allora, allora faccio un'altra domanda. Scusate se vado molto rapidamente anche qui, ma per noi è molto prezioso sentirvi, quindi parlo poco io. E allora, la domanda in questione è, con riferimento all'evoluzione della supply chain e all'interesse della comunità africana sulla tracciabilità dell'impronta ecologica, quali aree strategiche ritenete vanno supportate eventualmente anche attraverso programmi di ricerca? Quindi quali sono le aree strategiche che riguardano la tracciabilità in realtà dei prodotti o che vi riguardano personalmente e che hanno più effetto diciamo sulle vostre policy? Allora, faccio questa prima domanda per tornare indietro a Michael Costello di Stal. If you want, do you understand my okay, thanks. Grazie. Buongiorno a tutti. Non sono italiano, so I will continue in English. Stal is a big supporter of the product category rules, and we've been giving presentations about it around the world because we really believe it's a great opportunity for the industry, the whole industry, to finally put some numbers and some science on the arguments about sustainability. We should be able to say in the future, once this has been implemented, really in a scientific way, one way of making leather is more or less sustainable or has a lower footprint than another way. So that's a very welcome initiative and they've been very supportive of this. I think the question is, if we had more money to invest in this program, where should it go? Where would the investment go? And I believe the rules, the product category rules, are still quite long and complex and quite difficult for a tannery to understand and to implement. It's quite a big, by default, by definition, the rules have to be detailed, and they are very detailed. But that's quite difficult for a tannery to understand and to implement. So I think if there was more money available to invest, it should go into the simplification of the rules, reducing the complexity of the rules to make it easily usable by a tannery who wants to pilot itself for environmental footprinting. I think there is a tool, Gustavo, already available, so you haven't seen it, but I think that direction is correct, to make a tool or make it easier for people to actually pick up this great initiative and use it and start working on it, because right now it's still quite difficult, it's quite overwhelming, I think, for a medium or small tannery to use these rules. So that's what I would suggest. Thank you. Grazie. Franco Gazza di Ilsa, stessa domanda. 5 minuti. Sì, dunque diciamo che la nostra supply chain è un po' particolare perché noi, in quanto produttori di fertilizzanti, attraverso anche valde completamente diverse, però questo ci permette di parlare molto anche con la filiera Monte, cui noi forniamo servizi e forniscono per noi una materia prima, che è quella di valorizzare molto sia nella presentazione degli articoli della pelle la destinazione del rifiuto. Del rifiuto che ha un'importanza molto forte nell'impronta ambientale della pelle stessa. Noi abbiamo fatto delle simulazioni, noi già
tre anni fa abbiamo fatto uno studio PEF sul nostro prodotto, su alcuni prodotti ottenuti da rifiuti di pelle, e abbiamo dimostrato come la destinazione diversa di questo rifiuto, che vada a recupero come facciamo noi, o che vada in termovalorizzazione, vada in discarica, influisce tantissimo poi sulla PEF della pelle stessa. Quindi questo ci permette di far acquisire importanza a una parte della vita del prodotto, che è il rifiuto. Un altro punto su cui io sollecito con destinazione di fondi, di investimenti, sia in ricerca, è soprattutto nell'attività regulatory, quindi favorire dal punto di vista anche politica, insomma, il recupero del end of waste, la definizione degli end of waste, il recupero di alcuni sottoprodotti che spesso volentieri hanno in sé un'alta recuperabilità, ma sono bloccati da vari motivi, spesso volentieri autorizzazioni autorizzative di importare di questo tipo. E anche una piccola battuta, poi no, penso che ci sia della sostanza, cioè anche soprattutto al Made in Green in Italy, penso che serva anche dare disponibilità, penso proprio al Ministero stesso, per essere molto più dinamico adesso in questo tipo di percorso che ha instaurato, perché penso che richieda destinazione di risorse, di persone, di mezzi importanti, ecco, per poter dare un rapido sviluppo anche a questo tipo di progetto. Grazie molto. Allora, adesso cedo la parola a Guido Zilli di Dani, che è stranota conoscita. Buonasera a tutti, non so quanto stranota, in ambito ambientale. Allora, se dovessi individuare cioè quelle che possono essere le nostre idee per un nuovo finanziare la novità di ricerca, la PEF, ci hanno aiutato a ragionare in termini di prospettiva di futuro e accanto alla prospettiva di futuro cristiana anche in termini di economia circolare. Con Franco ci si conosce, ad esempio, perché abbiamo partecipato a un progetto LAB in cui ad esempio si provava a recuperare dove si provava a recuperare ad esempio il pelo per l'utilizzo di idrolizzati, per cui vedo tre linee almeno. Una è quella dell'attività di ricerca finalizzate a ridurre il consumo di risorse naturali, l'acqua che rimane nel nostro agricolo principale. Un'altra può essere quella di che è legata ai prodotti chimici, e anche in questo caso poi si ragiona comunque in termini di filiera, perché non soltanto il prodotto chimico, ma poi chi produce il manufatto in pelle. Un altro punto che era poi quello che anche indicava prima Giulio, vicine, ed è un aspetto più di carattere organizzativo piuttosto che metodologico, avere la possibilità di capire qual è la durata poi un prodotto finito fatto con un materiale piuttosto che con un altro. Perlomeno noi ci troviamo spesso ad avere un numero oggettivo, un metro quadro di pelle origina X chilogrammi di CO2, poter avere l'idea in quanti anni di questo poi questo peso si distribuisce sarebbe utile. Ultimo aspetto, quelli legati alla tracciabilità, nel senso che sempre più frequentemente, e noi abbiamo notato un'accelerazione in questi ultimi 12 mesi, ci si chiede di dar conto quale livello di allevamento, quindi anche come soluzioni organizzative che consentono di avere tracciabilità lungo la filiera. Progetti in questa direzione potrebbero essere progetti sicuramente utili per questa filiera qua. Così, per andare oltre. Va bene, allora per finire in bellezza lascio la parola a Heinz Zeller, capo di Kettle Sustainability and Logistics per Hugo Boss, a cui rifaccio la stessa domanda su quell'aspetto pezzo di supply chain. Ed anche per me, non sono di madrelingua italiana, perciò qualche errore magari niente. Noi abbiamo iniziato già 10 anni fa con Lifecycle Assessment e
non ci conosciamo bene, noi credo siamo un promotore dei category rules perché secondo me è un ottimo lavoro, che sono chiave le regole come calcolare, diciamo, quello secondo me mancava da tanti anni, adesso ce l'abbiamo. Noi abbiamo fatto la mente non solo nella pelletteria, lì abbiamo pure fatto un progetto Eco Shoes proprio per andare nei dettagli, perché lì noi ci siamo conosciuti meglio, per capire meglio ma impatto ambientale, dove sono e come possiamo fare delle strategie. Il problema che abbiamo noi riscontrato spesso quando si tratta di un impatto ambientale, l'abbiamo sentito anche prima, spesso non si parla del prodotto, ma spesso viene fatta una certificazione sull'azienda. All'interno dell'azienda sappiamo bene, sono tanti processi diversi e anche questo per noi è stato un grosso problema per arrivare a un prodotto specifico. Noi tra l'altro, chi si interessa, abbiamo pubblicato 3 white paper e essendo onesto, noi abbiamo sempre ritenuto giusto a dire un product category, vuol dire una scarpa, un abito, un t-shirt, una camicia, perché se andiamo nel dettaglio la variazione diventa enorme. Quello che appena abbiamo sentito per noi, la transparency, è talmente difficile, sappiamo anche le concerie, in quanti processi sono splittati, come arriva la pelle da voi, è fresca, non fresca, e veramente questo fa una enorme differenza. Per quello, essendo onesto, noi non ci siamo mai permessi di dire questo un impatto ambientale per un prodotto specifico. E questo è importante ricordare a tutti, il PEF, il Product Environment Footprint. Questo secondo me è il problema grosso di applicare le regole a un prodotto singolo. Oltre a questo, se abbiamo un prodotto stabile, chiaramente posso farlo, ma noi non so quante migliaia di prodotti ogni stagione sviluppiamo, portiamo sul mercato, e noi in media abbiamo impegnato da 9 a 12 mesi per un vero impatto ambientale, vuol dire dal campo di cotone fino da noi in magazzino. 9-12 mesi per veramente rispettare le regole come sono scritte sono troppe per un'azienda. Per quello, secondo me, per trarre una conclusione, a noi ha aiutato moltissimo fare questi studi su certi prodotti, capire anche la varianza, per esempio il cotone, una varianza fino al 95%, ma capire anche ma cosa fa la differenza. E soprattutto a noi, questo abbiamo cercato spesso il dialogo, capire ma cosa possiamo fare meglio per proprio ridurre questo impatto ambientale, ma per una batteria del prodotto. E anche tutto quello che abbiamo pubblicato proprio serviva sia per noi ma anche per chi vuole capire un prodotto quale possibilità ho a cambiare l'impatto ambientale. Il problema è veramente arrivare a un prodotto o a che livello arrivando. E qui oggi la mia chiave, e io sono partito diverso, io volevo proprio arrivare al prodotto, ci siamo resi e essendo veramente una onesta dichiarazione, siamo rimasti a livello proprio, ma non a livello proprio. Credo, e questo anche capire come è operato o trasmesso al cliente, io oggi credo il nostro cliente arrivare con certi numeri, sarà difficile che lui la prenda come decisione alla fine di un acquisto. Oggi abbiamo visto il brand che da avere, e quello non facciamo, avere la conoscenza di essere proprio riconosciuto un brand che fa qualcosa per ridurre il suo impatto ambientale ma anche sociale. E secondo me nel tessile, nel fashion, l'impatto sociale è ancora più grande, questo è un dato di fatto dell'impatto ambientale. L'impatto ambientale spesso è utilizzato per far vedere un prodotto specifico che è molto meglio della massa, ma quello che tocca a noi è veramente l'impatto sociale ancora oggi. Per quello lì vedo il prossimo sviluppo anche andare molto più in
posto sociale che secondo me è ancora molto più lungo, molto più lungo di 5 minuti. No, molto interessante, anzi. Grazie. Allora, ringrazio tutti i panelist, vi ringrazio ancora, le vostre considerazioni sono state davvero molto interessanti. Chiudere l'incontro, veramente avendo compartecipato, ringrazio tutte le persone che sono restate finora. Devo dire che è stata secondo me una conferenza abbastanza interessante perché abbiamo visto, diciamo, questa nuova tematica affrontata proprio da vari punti di vista. Pifano, se vuoi chiudere tu con qualche parola? Sì, no, semplicemente anch'io sono molto contento di come è andato questo convegno. Io sono entrato in Munich con questo progetto e ho vissuto, diciamo, sulla mia pelle il passaggio da totale inesperto a, come vengo a dittatore, a totale guru della PEF, della pelle, quindi sono molto felice che ci sia stata questa opportunità di condividere con voi i dettagli, diciamo, di questo progetto e insomma, sono felice di proseguire su questa strada e di vedere che comunque c'è un riscontro di interesse da parte delle aziende. Spero che insomma, si possa lavorare insieme in questa direzione. Gustavo, non so se puoi dire qualcosa. Credo che hanno abbastanza. Vabbè. No, grazie tanto per la partecipazione. Sì, capisco. Grazie mille a tutti e spero sia stato di vostro interesse. Thank you.